Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento settimanale con il punto punto web. Come sempre vi ricordo che potete seguirci attraverso i nostri canali social, quindi attraverso la pagina Facebook il punto punto web, attraverso cui potete anche interagire e poi su 01 TV. Chiaramente, come vi dicevo, durante l'arco della puntata è possibile interagire con commenti o domande che leggeremo in diretta. Questa puntata vede al centro l'atteso confronto fra l'assessore comunale Davide Camarda e il coordinatore cittadino della Lega per Giarre Giovanni Barbagallo, insieme a due rappresentanti dei cittadini giarresi, che sono Lauretta Caltabiano e il delegato sindaco del quartiere San Camillo Peri, Giovanni De Giorgio. Come abbiamo detto, un confronto che è stato rimandato di qualche settimana, ma come promesso, questa sera ci sarà. Noi leggeremo anche le vostre domande, sarà un confronto chiaramente pacato, un confronto democratico e pertanto noi leggeremo domande e commenti non offensivi, perché chiaramente questa è la linea che abbiamo sempre adottato. E, nella seconda parte invece parleremo della festività di Sant'Alfio Avara con Don Giovanni Salvia e con il vicepresidente della Proloco di Sant'Alfio, Antonio Trovato, che ci parlerà anche delle iniziative connesse alla festa. Quest'anno chiaramente una festività che è stata rimandata anche di una settimana, anzi di 2 settimane, e chiaramente per il periodo pandemico si svolgerà in ristrettezze, diciamo. Iniziamo però immediatamente la nostra puntata col nostro consueto appuntamento con lo Scomicon di Edoardo Puglisi, che questa settimana è anche. Ha voluto, ecco, ci tiene a dirci che è stato un po' a tema. Ecco, lo Scomicon è una riflessione. Noi vediamo questo Scomicon che riflette e dice: quando avete un problema e contate sulla classe politica per risolverlo, voi avete due problemi perché non si può risolverlo con la stessa mentalità che lo ha generato. Ed è un pensiero di Albert Einstein, chiaramente. Grazie a Edoardo Puglisi per questi quadri che ci regala ogni puntata. E adesso andiamo a collegarci con i nostri ospiti e quindi abbiamo già in collegamento Giovanni Barbagallo. Buonasera Giovanni. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accettato. Giovanni De Giorgio. Buonasera, buonasera a Buonasera tutti, Giovanni. grazie. E Lauretta Caltabiano. Buonasera a Buonasera. tutti. Ci stiamo collegando anche con l'assessore Camarda, che ha avuto qualche problema di collegamento, ma lo recuperiamo in fretta. Intanto iniziamo chiaramente a parlare con voi. Partiamo da Giovanni De Giorgio, delegato sindaco del quartiere San Camillo Peri. Perché appunto Giovanni De Giorgio darà anche quella che è il punto di vista di una parte chiaramente della cittadinanza. E a lui chiediamo intanto in cosa consiste questa collaborazione fra delegato e amministrazione. Sì, il ruolo del delegato di quartiere spesso non viene ben compreso. È un ponte che si frappone tra la cittadinanza e l'amministrazione. Il nostro ruolo è quello di porre all'attenzione dell'amministrazione determinate problematiche che riguardano i nostri quartieri. È un puro volontariato, chiamiamola una cittadinanza attiva, ecco, un voler essere a disposizione della cittadinanza e voler cercare di risolvere quelli che sono alcuni problemi che si possono presentare. Quindi spesso ci troviamo a confrontarci con gli assessori, con gli uffici comunali, in modo da cercare di risolvere quante più problematiche possibile e affrontare al meglio quelle che sono le varie situazioni che si vengono a creare
all'interno delle nostre aree. C'è una collaborazione anche tra noi delegati, spesso ci troviamo a confrontarci, alcuni problemi sono già stati risolti in altri quartieri, quindi qualche collega ha già spianato la strada e quindi ci aiuta nella risoluzione, e anche ovviamente con gli assessori, con l'amministrazione ci troviamo a confrontarci per cercare di portare a termine quante più cose possibili. Abbiamo visto scorrere le immagini appunto del quartiere San Camillo Peri, dove insomma ci sono, ecco, intanto siamo riusciti a forse a collegarci con l'assessore Camarda. Va bene, ci siamo, forse ce la facciamo. Giovanni De Giorgio appunto mi diceva che sono appunto frutto di questa collaborazione, sono stati diversi interventi anche sul quartiere di San Camillo. Sì, abbiamo fatto degli interventi grazie ai percettori di cittadinanza che sono stati adoperati insieme alla squadra dei giardinieri comunali, con interventi sulle diverse zone verdi che abbiamo nel nostro quartiere, che non sono poche come in tutto il territorio comunale della nostra cittadina. E abbiamo anche ripreso alcune aree che non venivano che non subivano manutenzione da tanto tempo, come il marciapiede antistante e largo Peppino Alizzi, che è stato ripulito. E abbiamo concordato con l'assessore Camarda che appena sarà possibile lavoreremo sulle caditoie, perché è non indifferente il problema che è presente, perché in tutta Via Aldo Moro, queste che stiamo vedendo adesso, le caditoie risultano essere otturate e questo potrebbe creare grossi problemi. È stato illuminato questo incrocio tra Via Aldo Moro e Via Berlinguer, proprio l'incrocio che dà sul largo Peppino Alizzi, che credo da circa 10 anni era carente di illuminazione, in quanto mancava proprio il palo della luce che causa incidente era stato divelto, e finalmente è stato ricollocato con una risposta tempestiva dell'assessore Camarda quando ho presentato questo problema in particolare. E poi sono tanti altri diversi gli interventi che sono stati fatti, ma non stiamo qui a citarli uno a uno perché sarebbe secondo me riduttivo di quella che è l'opera di collaborazione con l'amministrazione. Di sicuro restano tanti gli interventi che ancora si devono fare, perché il quartiere di cui sono delegato non è un quartiere piccolo, e ovviamente sarebbe sciocco dire che abbiamo risolto tutti i problemi, anzi abbiamo iniziato ad affrontare delle problematiche che da anni venivano continuamente trascurate, quindi è comunque un inizio e siamo sempre aperti. Io come delegato mi offro sempre alla cittadinanza per, ripeto, trasmettere all'amministrazione quelle che sono le problematiche. Non posso avere da solo cognizione di tutta della condizione di tutto il quartiere, perché per quanto io possa frequentarlo molto spesso da camminatore, perché mi piace andare a piedi per la città, sicuramente non posso essere in grado di attenzionare tutti i problemi che ci possono essere. Intanto ci siamo collegati con l'assessore Davide Camarda, che salutiamo. Buonasera assessore. Davide Camarda appunto è assessore alle politiche ambientali, urbanistica e pianificazione territoriale, gestione servizi cimiteriali, manutenzioni, parchi urbani e suburbani, verde pubblico, pubblica illuminazione, servizio idrico integrato, mobilità. Quindi tante deleghe importanti, assessore Camarda. Andiamo a parlare, ecco, della sua azione, in che direzione si sta orientando. Sì, buonasera a tutti. Io colgo l'occasione per ringraziarvi per l'occasione che appunto ci siamo dati, che mi avete dato stasera, di spiegare un po' alla città il lavoro che si sta facendo. E
Dunque, parto subito con alcuni temi che sono stati per l'appunto lanciati e che, di cui in questo momento mi sto occupando. Il tema dell'ecologia e dell'ambiente. Proprio in questa settimana la scorsa settimana abbiamo approvato la modifica del contratto con la IGM. Abbiamo appunto razionalizzato quella che è, in poche parole, l'organizzazione del servizio, avendo proprio definito una cornice più chiara della gestione dei rifiuti in città. In particolar modo mi riferisco, per esempio, levare ed eliminare in giro per la città quelli che sono i sacchetti in maniera sfusa. Come l'abbiamo fatto? Praticamente abbiamo formalizzato l'estensione del porta a porta al 100% delle utenze in città, quindi al 100%, quindi porta a porta diffuso a tutta la città. E a questo punto, avendo formalizzato questo tipo di modifica in maniera ufficiale, perché nel piano ARO approvato del 2016, 2015-2016, quindi quando si è fatto l'appalto, quando si sono fatti diciamo, le gare d'appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti in città, il piano ARO prevedeva una cosa diversa, sostanzialmente prevedeva il 55% di porta a porta diffuso e il 40, il 35% sulla, quindi 65, scusate, il 35% come prossimità, raccolta di prossimità, quindi gli ecopunti in qualche modo. Ecco, questo anche dovuto a una circolare che è stata fatta dal presidente della regione Musumeci, che invece invita, laddove possibile, i comuni ad estendere il porta a porta al 100%, perché in qualche modo incentiva come si dice, l'educazione ambientale da parte dei cittadini. Quindi questo è in qualche modo, quindi verranno forniti tutti i mastelli condominiali ai cittadini, no? Di tutte, quindi dei condomini, delle singole abitazioni, e quindi ecco, ripartirà questa fornitura che già da troppo tempo era carente, e quindi in qualche modo vedevamo i sacchetti sparsi un po' in giro, che erano poi soggetti a ecco, non creavano una situazione di decoro, di pulizia, di igiene, perché questi sacchetti si potevano aprire e quindi poi si succedeva quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. Quindi questo è un primo intervento, diciamo, più amministrativo, più normato della raccolta. Poi un'altra cosa che abbiamo potenziato e che quindi abbiamo attenzionato è stato lo spazzamento manuale e lo spazzamento meccanico. Quindi abbiamo cercato di coniugare questi due aspetti in modo tale che appunto il servizio sia più efficiente. La stessa cosa è stata fatta per la scerbatura. In questo momento in atto in città ci sono degli interventi, sono stati fatti degli interventi, penso per esempio, per citarne qualcuno magari più visibile, lo slargo di Corso Europa, o piuttosto che la via delle Province. Ecco, sono stati fatti degli interventi che in questo momento sono in itinere proprio per la scerbatura, e questo è stato chiarito anche lì in questa cornice contrattuale nuova, in questo, diciamo, capitolato modificato. Stessa cosa anche per le pulizie delle caditoie, che è un altro argomento che mi sta molto a cuore, no? Perché poi da lì si generano danni non indifferenti. Quindi questo in qualche modo è un primo intervento che è stato fatto e che diciamo mi sono subito attivato per portarlo a casa questo risultato. Io ricordo che la ditta IGM subentra alla Dasti nel 2020, subentra alla Dasti nel 2020, e ancora oggi sia la Dasti che la ditta IGM, dopo
quattro anni di no, di più di quattro anni di diciamo, servizio, non si era riusciti a mettere nero su bianco quelle che erano le modifiche di fatto poi del capitolato d'appalto. Quindi questo già è un grande, secondo me, risultato. Poi, cosa si può dire? Stanno continuando. Facciamo intanto intervenire appunto anche Giovanni Barbagallo sul tema. Sì. Beh, dunque, io intanto volevo precisare che mi fa piacere intervenire sul tema e soprattutto che non c'è alcuna ostilità tra me e l'assessore Camarda. In questi giorni si è fatto molto parlare, no, di questo confronto che finalmente questa sera abbiamo, ma tutto chiaramente rientra nei canoni della democrazia, dove da una parte c'è chi governa e dall'altra chi fa opposizione e lamenta i problemi della città. L'assessore Camarda ha fatto un intervento tecnico di cui chiaramente la città e i cittadini vedranno se ci saranno risultati a mesi di distanza, non li vedranno nell'immediato. Chiaramente è sotto gli occhi di tutti come è stata gestita non solo la raccolta, e non voglio farne una croce per chi lavora all'interno delle ditte, perché sono tutte persone che lavorano, persone che ogni giorno svolgono il loro ruolo anche con scarsezza di mezzi, perché se si va a guardare proprio l'ultimo contratto che io ho letto solo poche settimane fa, alla città di Giarre erano state garantiti ben più mezzi, addirittura con standard ecologici molto alti, erano state garantite ben più spazzatrici elettriche, anche per il centro quelle piccole, oltre alle classiche spazzatrici grandi. Tutto questo non avviene, ci sono solo due spazzatrici in funzione ad oggi, e difatti da quel che so, che mi hanno anche raccontato alcuni che fanno parte della ditta, sono state anche levate diverse multe, poi probabilmente anche rientrate, non è una faccenda che stiamo qui a discutere, perché diciamo sono stati dei problemi. Problemi che chiaramente si vanno a sommare a quelli che già la città vive, come le micro, macro discariche abusive che abbiamo un po' dovunque. E chiaramente non vedo ancora dei risultati, non ci sono dei piani seri per il contrasto a questi sporcaccioni, a questi signori che impunemente scaricano di tutto per le vie della città. Vedo proprio adesso la zona di Via Lisi, dove addirittura danno fuoco ai sacchetti, perché chiaramente le persone sono esasperate e nell'esasperazione succedono anche i roghi. Non è l'unica zona, penso alla zona di Macchia, penso ancora alla zona di Via Trieste, insomma Giarre è una discarica a cielo aperto, e di certo non è colpa di chi fa ogni giorno la raccolta differenziata. Ecco, questo è vedevo le immagini di Tre Punti sulla discarica della Cenere, un altro scempio vergognoso. Io non so con che criterio l'amministrazione, e non me la prendo con l'assessore Camarda, ma me la prendo generalmente in questo caso con il sindaco, si può scegliere un luogo del genere per stoccare quintali e quintali di tonnellate di cenere vulcaniche che sono poi a due passi dalle abitazioni. Io ho avuto anche lì un colloquio con i residenti, ci sono persone che si stanno facendo seguire da un medico. Immaginate quando c'è del vento come si alza quella terra e va a finire poi all'interno delle case, imbratta i vestiti stesi. Insomma, partiamo noi dal dettaglio, ma c'è una città veramente al collasso, e non possiamo, o meglio, l'amministrazione non si può nascondere dietro la penuria di risorse che c'è indubbiamente, ma non è stata coniugata a un'azione amministrativa proattiva o che vada a cercare delle risorse economiche, come è stato fatto in altre situazioni che sicuramente non erano di fondamentale importanza, e magari ci ritorneremo più avanti, per sanare queste criticità. Significa, e più volte l'ho ribadito nei servizi anche all'assessore Camarda, installare telecamere di videosorveglianza, sorvegliare il territorio e magari avere dei protocolli d'intesa con le forze dell'ordine che si occupano dei reati ambientali. Ecco, questa è Via Minghetti, questa è una discarica che si presenta puntualmente, benché possa essere poi ripulita una volta al mese, e quindi a questi problemi atavici non c'è una soluzione. Io ricordo
che la lotta alle discariche abusive era uno dei primi punti del programma di Angelo Danna. Invece non è stato fatto nessuna lotta alle discariche abusive, anzi si ripresentano a due passi dal centro e per di più con l'aggravante che non ci sono soluzioni, i cittadini sono abbandonati a se stessi ovunque, ovunque. E andiamo a leggere intanto anche dei commenti che sono arrivati sulla pagina. Io vi ricordo peraltro che potete anche condividere sui vostri social la diretta del programma per favorirne la diffusione. E andiamo a leggere il commento di Leonardo. Tuttavia, Pittella è completamente al buio da anni, nonostante le innumerevoli segnalazioni. E poi Corrado Musumeci scrive che le strade sono un colabrodo. Ancora Leonardo scrive: 2 giorni fa sono passato da Piazza Andò, 1 metro di foglie, sporcizia, seggiolini, eccetera. Suppongo che la pulizia non avveniva da settimane. E poi Mannino, scusate, scrive: i condomini di via Giorberti depositano i sacchetti sul marciapiede della villetta Parco degli Eroi, una schifezza da eliminare. Lauretta Caltabiano, a proposito di rifiuti, di microdiscariche, lei parla, lamentava anche una mancanza di disinfestazione nel suo quartiere. Sì, io non lamento solo questo, io lamento tutto quello che l'assessore ha detto. È una cosa bellissima che vogliono fare, certo, a 4 mesi dalle elezioni, senza dubbio. Siamo tutti più buoni come bambini a Natale. Qua abbiamo avuto in via Trieste mesi senza luce, abbiamo dovuto prendere noi le firme. Ma non si era mai capito il motivo. Io, una comune mortale, messa all'angolo di via Trieste, andarmene a casa delle persone per prendere le firme per la luce. Noi non abbiamo avuto illuminazioni nelle strade. Le discariche qua, noi siamo una discarica in via Trieste, via Liguria, collegamento via Romagna, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo una discarica. Abbiamo le fogne, che non vi dico le zanzare, perché non sono mai state trattate come giusto che siano, ma per noi stessi. Allora, avete parlato della cittadina di Giarre, ma nella cittadina di Giarre tutti vi siete dimenticati, cioè io parlo dei grossi, vi siete dimenticati delle case popolari, alle persone che avete promesso prima delle elezioni delle cose, dove chi abbiamo creduto in voi ci abbiamo messo la faccia. E oggi stiamo avendo, a 4-5 mesi dalle elezioni di nuovo, le nuove promesse. Ma quali promesse? Io voglio capire, cioè, il popolo vi dà il voto, è il popolo che si fida di voi. Noi siamo, non perché viviamo nelle case popolari, siamo quelli dimenticati. Noi dobbiamo essere trattati da esseri umani. Noi qua siamo trattati perché in via Liguria sono persone anziane, tutti hanno superato i 70 anni, nessuno si riesce a difendere. Colonne portanti rotte. Vado al comune, protocollo quello che mi hanno detto di protocollare. Il signor Pippo Mangano mi dice che non ci sono soldi nel cassetto, arrivederci e grazie, e non mi prende il telefono. Il signor Cannavò, qualcuno mi ha detto che era in ferie, qualcun altro mi ha detto torni lunedì, non si è mai saputo che quel giorno che fine aveva fatto. Cioè, io voglio dire, io non voglio essere cattiva. E tutti si preparano all'indifferenziata. Ma se qua siamo una spazzatura, che cosa devo dire di più? State vedendo dalle immagini che comunque ho pagato io. Abbiamo sistemato.
a metà, perché la colonna portante centrale, quella che voi vedete nell'immagine, quella è dell'acquedotto, quello è illegale che noi lo possiamo toccare, quella è una cosa che deve fare il comune, ma che il comune non ha fatto, al comune non gliene frega niente. Sicuramente verrà qualcuno e io so il perché, perché fa 4 mesi, ci saranno le elezioni, io non ce l'ho con nessuno, ma chi è che sale si deve ricordare di noi. Angelo aveva fatto tantissime promesse, io ero nelle liste sue, io credevo in lui. È una brava persona, questo sì. Io non posso dire che Angelo Danna non è una brava persona, ma purtroppo per salire e fare il sindaco ci vuole la forza, ci vuole la grinta e la voglia di aiutare gli altri. Io non ho visto nulla, perché se Angelo venisse qua, già basta in via Trieste, oppure quei poveretti a Rovettazzo che non mi toccano, ma io ne voglio parlare. Ma di che cosa stiamo parlando? Quali sono queste cose che state facendo? Fatemelo capire. Io sono il popolo, io rappresento il nessuno, voi avete il potere. Spiegatemi, io sono qua che aspetto. Ho finito. Devo dire ancora qualcosa? Io tutto quello che avevo da dire l'ho detto. Io chiedo scusa solamente a tutte quelle persone dove io ho dato la faccia, che mi fidavo di Angelo Danna, che aveva promesso di aiutare le case popolari per primi. Non sono arrivati nemmeno gli ultimi le case popolari. A niente, in nessun paese, né a San Giovanni, né a Macchia, né a Santa Maria la Strada, né in via Trieste, né dall'altro lato che non so com'è, né quelli di Rovettazzo, in qualche posto è caduto il balcone, in qualcuno è caduto l'altro. Ci siamo? Allora, c'è stato un attimo un problema di connessione, quindi ci siamo interrotti più o meno da quando signora Caltabiano parlava del fatto che nelle case appunto di Via Liguria la popolazione, appunto l'età ecco media fosse un'età abbastanza alta, diciamo. E da lì poi siamo momentaneamente caduti, quindi se può riprendere, insomma, da lì. Allora, io da lì posso dire solamente che chi ha il potere e vuole fare qualcosa non la deve fare perché siamo a 4 mesi dalle elezioni, la deve fare perché ce l'ha nel cuore di farlo. Non facciamo promesse inutili. E parliamo di tutte le case popolari. Dove io ho portato Angelo, io non ho visto nessun miglioramento di nulla. E io chiedo scusa e mi umilio. Perché io ho portato Angelo da queste persone, dove prima delle elezioni abbiamo fatto delle promesse, promesse mai mantenute, e oggi addirittura nemmeno ti salutano quando ti incontrano. E questa non è una cosa bella, nel modo più assoluto. Giovanni Barbagallo, c'è un problema alla base, come diceva insomma l'assessore anche Camarda, che è diciamo di un deficit diciamo, sulle casse comunali. Beh, il maggiore problema in questa città è l'amministrazione di Angelo Danna, perché la voce di Lauretta descrive chiaramente le persone pentite di aver sostenuto una brava persona, perché tocca dirlo, Angelo Danna è una brava persona, ma sicuramente non è stato in grado di dare una svolta, di imprimere quella forza, quello slancio amministrativo che la città di Giarre aveva bisogno. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, sono i residenti delle case popolari di Rovettazzo ancora sfollati, sono purtroppo, come dicevo prima, le micro e macro discariche sono i tombini otturati. Non basta la buona volontà di qualche delegato sindaco di quartiere, di frazione, che si deve scontrare con una dura realtà per
perché la realtà è che amministrativamente parlando la nostra città è ferma. E come dicevi tu, sì, la città di Giarre ha un problema economico-finanziario importante che si porta dietro da diversi anni, però in questi 5 anni di sindacatura di Angelo Danna, per altre cose i soldi si sono trovati. E adesso io vi mostrerò qualcosina, proprio per non annoiare chi ci segue, rispetto alle spese che secondo me sarebbero state evitabili e quei soldi sarebbero potuti essere utilizzati in altra maniera. Cominciamo dall'anno 2016, quando si spendono 11.986 euro e qualcosina per la sistemazione straordinaria del manto stradale, leggete bene, per cronoscalata Giarre Montesalice Milo. Cioè, noi spendiamo nel 2016 con l'amministrazione di Angelo Danna quasi 12.000 euro per una manifestazione, sì, bella, importante come la cronoscalata, ma che non dà un ritorno economico alla città e che comunque non mi sembra sia di primaria importanza come possono essere le buche, come possono essere le discariche, come possono essere le case popolari. Da segnalare anche che tra gli organizzatori in passato di questa manifestazione c'è un consigliere comunale, il tale Maccarrone, che sostiene l'amministrazione Danna. Nulla in contrario contro queste persone, però è giusto dire che nel 2016 si sono spesi quasi 12.000 euro per asfaltare un manto stradale di una strada dove si doveva fare una corsa, non una strada principale, non la nazionale, non le vie dove ogni giorno i cittadini spaccano le gomme e rompono molto spesso anche i cerchioni, ma una strada che è la Giarre Montesalice Milo dove si corre la cronoscalata. Poi andiamo al 2019. E questa la do anche a favore dell'assessore Camarda, che è arrivata adesso. Si dà un impegno di spesa di 3.557,52 euro per un contratto di 9 SIM card per la sorveglianza delle discariche abusive. Dove sono finite queste 9 SIM card e queste telecamere di sorveglianza? Questi sono soldi pubblici, 3.557 euro che non so come sono stati spesi perché è un impegno di spesa, non so se mai sono arrivate le SIM o le telecamere. Certo è che non mi sembra che il Comune di Giarre abbia elevato multe o comunque ci sia un contrasto a tutto tondo di quello che è la follia delle discariche abusive, che poi magari approfondiremo anche chi sono. Poi nell'anno 2020 si spendono 9.516 euro per i lavori di manutenzione straordinaria della fontana artistica in Villa San Francesco. Una fontana che io la ricordo bellissima, ma che nonostante questi soldi spesi, oggi è ancora in condizioni pietose. Difatti vi ho fornito un video, se la regia può Sì, magari... mandiamo il video che ti ho Questa fornito. è quella che vedete, la ristrutturazione, vedete, lavori in corso, non si capisce se il cantiere è fermo, bottiglie. Ci sono rami di palma all'interno, sabbia vulcanica e questi sono stati spesi 9.516 euro rotti per il ripristino e la funzionalità di questa fontana. Questi 9.500 euro sarebbero potuti stare indirizzati verso qualche altra opera più importante, no? Abbiamo detto le strade, abbiamo detto il contrasto alle discariche, abbiamo detto anche il sostegno alle famiglie più deboli. Guardate, guardate in che condizioni è la fontana. Quindi una situazione che a mio modo di vedere non è solo indecorosa, ma è anche irrispettosa di tutti quei contribuenti che pagano le tasse e finanziano il comune di Giarre per poi giustamente vedere un'opera che non so se sia completa o meno, non lo so, non mi sono accertato, quindi non mi pronuncio esattamente, però oggettivamente è scandaloso. Ultimo cartello, poi non vi annoio più, 14.500 euro, anno 2020, installazione delle luminarie natalizie per la città di Giarre. Ora, io non sono contro il Natale, a me fa piacere che la città di Giarre abbia grande lustro, perché soprattutto nel periodo natalizio, ma nel 2020, quando già a ottobre sapevamo che quasi sicuramente nessuno sarebbe potuto andare in giro per la nostra città a comprare, a spendere, a godere dell'aria natalizia e di festa, dove non si è fatto neanche il classico zucco di Natale, no? Che vede tutta la comunità attorno al fuoco natalizio, dove si scambia gli auguri, si incontra tantissima gente. Era davvero necessario spendere 14.500 euro per installare delle luminarie? E questi soldi potevano essere spesi in altra maniera, dico, e era necessario. Quindi è vero che il comune di Giarre soffre da tempo
di una penuria economica, ma è anche vero che queste spese sommate negli anni, ce ne sono molte altre che non ho portato per non annoiare i telespettatori con i cartelli e con le statistiche. È anche vero che quei soldi messi a bilancio e spesi per, diciamo, situazioni più da cinema che da pane, perché mia nonna diceva sempre pane no e cinema sì. Ecco, questa è la situazione. Non compriamo il pane, quindi non facciamo il necessario per la città di Giara e per i cittadini, però ci permettiamo il lusso di restaurare una fontana che poi rimane in quelle condizioni, ci permettiamo le luminarie da 14.500 euro. Cioè, capite che è inammissibile, soprattutto in un momento tragico. In un momento in cui tutti gli enti locali non vivono di chissà quale fortuna economica, soprattutto in Sicilia e soprattutto al sud. Per questo io dico che cambiare rotta, cambiare verso è importante e bisognerà soprattutto farlo con un'amministrazione seria nel senso politico del termine e che abbia una meta. Io non vedo la meta dell'amministrazione di Angelo Danna perché tra il Consiglio Comunale che ormai chiaramente è balcanizzato e non risponde più alle esigenze della maggioranza e della giunta, tra un'amministrazione che è stata latitante e ripeto, la colpa non è dell'assessore Camarda che è qui da 6 mesi, ma anche chi l'ha preceduto non è che abbia fatto chissà quali miracoli. Quindi dico, queste sono le condizioni della città di Giarre, questa purtroppo è la realtà in cui ogni giorno i giarresi si trovano a vivere senza avere risposte da parte di nessuno, da parte di nessuno. Assessore Camarda, andiamo a rispondere punto per punto. No, io più che rispondere punto per punto, perché chiaramente non posso prendere parola in questioni di cui ero assente, quindi non riuscirei neanche oggi ad argomentare nel merito. Posso argomentare in qualcuna di queste, in alcune di queste cose, però dico, a me non interessa in questo momento rispondere sul tema, a me interessa lanciare un messaggio che è diverso. Chi amministra, io ho sentito la signora Caltabiano, che diciamo sto conoscendo stasera, ma le sue parole mi hanno toccato, perché chi amministra intanto lo deve fare, e quindi conviene con me la signora, lo deve fare senza secondi fini. Io ho il mio lavoro, grazie a Dio, non vivo sicuramente di politica, mi sono prestato a questo tipo di esperienza, mi sono avvicinato alla politica in senso proprio più stretto del termine, cioè alla gestione della cosa pubblica, e ho visto che ci sono parecchie cose che non vanno. Parecchie cose che non vanno, cosa significa? Significa non il problema del buco della strada, piuttosto che la discarica, piuttosto che l'illuminazione che manca. Allora, secondo me questa città, questo è come la vedo io, questa città deve fare pace con se stessa, perché oggi c'è in atto, per come la vedo io, c'è in atto una guerra senza confini, senza quartiere, senza tra tutti, che in qualche modo sta distruggendo la città stessa. Cioè, perché oggi l'amministrazione è la nostra, fra 4 mesi potrà essere un'altra, fra 5 anni sarà un'altra, 3 anni, 4 anni prima è stata un'altra ancora, prima è un'altra ancora. Allora, cosa succede? E ognuno la racconta, chiaramente racconta le proprie ragioni. Allora, qual è il nocciolo della questione? Se noi insieme, e quando dico insieme, parlo tutte le parti, diciamo, sane di questa città, si mettono e hanno un programma, una visione, un metodo con cui agire, perché vedete qual è il problema? Il problema delle buche nelle strade, porto questo tema che è un tema ricorrente su cui molti in qualche modo ci hanno marciato, ci fanno articoli di giornale e quant'altro. Il problema delle buche delle strade, l'assessore o il sindaco, ok, non deve andare
tappare la singola buca oppure deve aspettare che il cittadino, amico suo o piuttosto che lo incontra per strada, gli dica vai a tappare la buca perché ho bisogno che davanti a casa mia o piuttosto lì in quella via c'è la buca. Il problema è impostare il sistema, la macchina, organizzarla con un metodo di lavoro. Questo fa un gestore di un'azienda. Il comune io la intendo come se fosse un'azienda. Io sono, faccio parte nel mio lavoro di un'azienda e dico, bisogna impostare il metodo di lavoro. Il metodo qual è, per esempio, per le buche? Quello che ho più volte detto e che abbiamo in programma. Tu devi avere due ditte in convenzione nel momento in cui c'è l'evento meteorologico, nel momento in cui si apre una buca, nel momento in cui c'è l'evento, il dipendente, il geometra, il dirigente, chi è, diciamo, incaricato, ha il compito di provvedere. Abbia lo strumento operativo, cioè la ditta, che già è in convenzione e che quindi possa fare una ricognizione sul territorio e possa provvedere a tappare le buche. Questo percorso automatico, per arrivarci, ci vuole metodo, ci vuole strategia, ci vuole saper, diciamo, inquadrare le problematiche e mettere poi, in campo le soluzioni. Ora ricordiamoci e siamo tutti consapevoli che oggi il comune è un comune in dissesto. Il comune in dissesto ha delle criticità e credetemi, non è facile gestire un comune in dissesto. E quando si va a, succede che c'è in qualche modo l'evento, intervenire in maniera tempestiva con un comune in dissesto non è facile. E pongo, la signora Caltabiano parlava per esempio delle case popolari. Io non è mia materia, non è una mia delega, però posso dare un dato. Allora, i signori che abitano nelle case popolari, sicuramente la signora Caltabiano pagherà, ma tanti cittadini, per mille motivi, per difficoltà economica, perché chiaramente non si vedono magari dei servizi erogati in maniera adeguata. Però noi oggi abbiamo milioni di euro in bilancio che in qualche modo di persone che non pagano le case popolari e non pagano i servizi che dovrebbero essere garantiti. Allora il discorso dove sta? Cioè l'assessore, qualunque assessore, quindi non parliamo qua della persona, chiunque, perché io, qualcuno dice, speriamo che arrivi un'amministrazione che possa gestire in un certo modo, ma badate bene che chi arriverà si troverà gli stessi problemi. Non è che dall'oggi al domani i problemi di Giarre vengono risolti con una bacchetta magica. I problemi ci sono, la città è in una determinata situazione, però chi governa, chi gestisce, chi amministra deve avere la visione e deve dire come uscirne. Allora, per esempio, io ho posto un tema, ho detto per le buche stradali si deve fare in questo modo. Ma per le microdiscariche, allora è un problema. Ma qual è alla base, cioè dove sta la motivazione che genera la formazione di microdiscariche? Allora, per esempio, io porto un esempio di cui mi sono subito occupato. Gli inerti non venivano ritirati dal comune, quindi dall'ente, per un problema che c'era con una piattaforma, l'inerte non veniva ritirato. Chiaramente il cittadino chiamava il numero verde, dice io ho dell'inerte da in piccole quantità da conferire e giustamente la ditta rispondeva no, noi non possiamo riceverlo perché non abbiamo dove scaricare questo materiale. Chiaramente il cittadino cosa fa? In automatico l'abbandona nelle strade. È sbagliatissimo, è un atteggiamento assolutamente errato, è un atteggiamento da sanzionare, d'accordissimo, però è la conseguenza di un problema che sta a monte. Allora l'assessore cosa fa? È lì che ci deve essere l'intervento della politica, è lì l'intervento di chi amministra. L'assessore si rende conto che c'è quel problema, immediatamente chiama la dirigente. Contatta subito gli uffici, si siede con gli uffici, dobbiamo risolvere questo problema. Il problema viene risolto. Oggi gli inerti vengono ritirati. Allora,
questo ho posto un piccolo esempio per far capire a chi ci ascolta che oggi la città ha diversi problemi, però dire semplicemente ci sono dei problemi e non porre o non lavorare per trovare delle soluzioni e risolvere questi problemi, che chiaramente sono milioni, sono centinaia, sono migliaia, non fa bene neanche alle persone stesse che si lamentano, perché se io fossi dall'altro lato e denuncierei il problema, cioè sto denunciando il problema, bene, ma qual è la soluzione per questo problema? No, la soluzione la devi trovare tu. Bene, questo è un gioco al massacro che non fa bene alla città, perché poi se tu c'hai la microdiscarica ce l'hai nella tua città, ce l'hai nel tuo territorio, dove vivi, dove passi le giornate, dove passeggiano magari i tuoi figli, dove vai in giro tu stesso. Quindi è chiaro che questo meccanismo viziato che si è sviluppato in città del puntare il dito con, no? Io a volte così guardo su internet e ci sono i post più disparati. Io per esempio vi porto un altro esempio, giusto per essere chiari. Quando io mi sono insediato, il giorno dopo, ricordo bene questo aspetto, il giorno dopo una persona, un cittadino tra l'altro che io rispetto, stimo e conosco, scrive subito su Facebook e mi dice: ora che abbiamo l'assessore nuovo, spero che i pali dell'illuminazione nel tratto finale di, non mi ricordo se era Viale Libertà o Corso Europa, perché mancava in entrambi, venga ripristinato. Una cosa subito immediata. Bene, l'assessore non ha cambiato a quel punto, ravvisato il problema, non ha cambiato il palo o due pali, che è chiaramente riduttivo. L'assessore ha creato un sistema, sindaco, quindi assessore, l'amministrazione ha creato un sistema per cui sono stati cambiati 50 pali sul territorio. Penso via Rosolino Pilo, penso via Bellini, penso il tratto finale di Viale Libertà, penso il tratto finale di Corso Europa, penso Viale Aldo Moro, angolo via Berlinguer, sto dicendo dei dati. Penso via Federico di Svevia, dove se voi oggi andate tutta una parte è tutta rinnovata con i lampioni a LED. Allora questo cosa significa? Il creare il sistema. Oggi nella nuova programmazione economica dei fondi per dei fondi della riqualificazione, per la riqualificazione energetica degli enti, non solo stiamo inserendo l'acquisto di nuovi pali e quindi continuare quest'opera di bonifica e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, ma addirittura nel metodo di gestione l'assessore dà indicazione e dice: scusate, dobbiamo noi comprare 20 pali, 10 pali, 30 pali compresi di corpo illuminante da tenere in magazzino, perché nel momento in cui c'è l'evento non dobbiamo aspettare anni prima che si intervenga. Immediatamente la ditta ha lo strumento, ha l'attrezzatura in magazzino e può intervenire. Ecco dove sta lo scatto di qualità, ecco dove sta agire con metodo, ecco dove che cosa significa amministrare con cognizione. Per quanto ovviamente riguarda, io dico anche agli altri ospiti che possono anche intervenire. No, io chiudo il ragionamento, ripeto, vuole essere una cosa un po' più ampia, quindi non concentrarsi sul singolo problema, ma sto facendo una panoramica per capire cosa e come si dovrebbe agire e cosa stiamo facendo, io personalmente sto facendo. Certo. Sulle microdiscariche, per esempio, sulla videosorveglianza, ok? Oggi io non vengo in trasmissione e dico che il sindaco precedente di questa amministrazione, vicino a Tizio Caio Sempronio, c'era l'assessore Camarda, c'erano, in via Minghetti c'erano, le aveva installato una DASPI. Assolutamente sì. Poi delle persone anche molto educate, finendo la DASPI è finito tutto, però dico, persone molto educate le hanno anche prese a colpe di scopa, per dirle il livello di... Scusate, fatemi esprimere questo dato. Allora io non vengo qui e dico manca la videosorveglianza con un impianto che è stato speso oltre 300.000 euro, l'impianto di videosorveglianza che c'è a Giarre è stato speso oltre
sono stati spesi oltre 300.000 euro. Oggi l'impianto non può essere fruito perché è stato disdetto il contratto di manutenzione della videosorveglianza. Per una questione di risparmio. Allora dico, ma non è che io me la prendo con chi ha fatto questo No, ma ragionamento? questi, assessore Camarda, questo è stato un miracolo di Teresa Sodano, perché la Io buona Teresa dico, Sodano aveva, mi perdoni, assessore Camarda, perché io scusate, no, signora devo dare Rita, anche una corretta informazione. sì, no, finisco il ragionamento, dico, non, io non sto parlando io sto dicendo, oggi noi avevamo un impianto di videosorveglianza, poteva funzionare, stava funzionando, nella misura in cui una persona, un amministratore, non so chi, cioè io lo so, dico, non voglio dire chi, non mi interessa, però un amministratore dice, io devo risparmiare, quindi stacco il contratto di manutenzione, quindi rescindo questo contratto. Oggi le telecamere sono disattivate da 5 anni, Da nel quanto tempo, frattempo scusi? Scusi, da quanto tempo sono sono disattivate? disattivate da 5 anni e quindi, Appunto. esatto, non ci sono i Appunto. soldi per rimetterle in funzione, perché chiaramente c'è un discorso di economia oggi che mancano questi soldi e quindi fondamentalmente ci ritroviamo un impianto non funzionante. Abbiamo partecipato a un Intanto Salvo progetto. Caputo scrive, Scusa, allora perché l'avete fatto posso? emergere la minimalizzazione? Sì, Salvo, volevo solo riportare questa domanda, allora perché l'avete fatta a metà se sapevate che i soldi non c'erano? Rita, perdonami, se qui non si A metà spiega, cosa? A metà io non capisco cosa. si riferisce alle telecamere. Alle telecamere. Forse l'assessore Camarda si è spiegato male. A Giarre, soprattutto prima di questa sindacatura e prima della sindacatura Buonaccorsi, non c'è mai stato un sistema di videosorveglianza, se non 4-5 telecamere installate nella zona del comune. C'era un contratto con la Telecom, pensate bene, che aveva predisposto tutti i pali, non uno, non due, non dieci, non, tutti i pali della luce di Giarre ad essere cablati con la rete internet per piazzare le telecamere. Adesso ditemi voi se è normale che ci sia una città che ha dei contratti stratosferici che non si può neanche permettere e debba avere su, non so, 1000, 2000, 5000, tutti i 5000 pali della luce predisposti per avere le telecamere di videosorveglianza. Ma di cosa stiamo parlando? È chiaro che quei contratti andavano tagliati, andavano stracciati, per di più in un momento storico in cui la città era al dissesto ed è stato, non voglio farne un vanto perché non sono l'avvocato difensore di Roberto Bonaccorsi, ma l'ente per 3 anni è stato strutturalmente riequilibrato grazie a Roberto Bonaccorsi e anche nella prima parte, nel primo anno, l'amministrazione Danna ne ha beneficiato del piano Salva Giarre. Dopodiché noi discutiamo del niente e discutiamo del niente perché grazie a questa amministrazione comunale, ripeto, fatta salva la persona dell'assessore Camarda che ancora non ha approvato in giunta, credo, neanche il primo bilancio da quando si è insediato. Ma grazie a questa amministrazione comunale noi avremo il record italiano di collezionare due dissesti nell'arco di 5 anni, perché il primo sono arrivati ad approvarlo e abbiamo visto gli effetti, tra l'altro un dissesto che era tutto da vedere se c'era. Il secondo, in merito a una sentenza che è da poco giunta con pignoramento in base a una vecchia storia di alcuni terreni espropriati, potrà essere probabilmente, potrà verificarsi a breve. Quindi è chiaro che chi verrà dopo avrà ancora più problemi rispetto a questa amministrazione, ma è altrettanto chiaro che se non si ha una visione d'insieme, se non si ha una visione politica, io ricordo sommessamente che il comune di Giarre è fuori dai finanziamenti europei e questa amministrazione anche, mi sembra, ha dato degli incarichi remunerati a delle persone per portare dei finanziamenti europei. Adesso dico, non voglio io andare nel merito delle cose, ma non c'è una programmazione, non c'è neanche la minima idea di cosa si va ad affrontare nel tangibile all'interno di questi bilanci. Quindi, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Per esempio, dico ancora sempre all'assessore Camarda, noi quando abbiamo fatto opposizione e continuiamo a farla, noi vi lanciamo le proposte. E penso alle mamme della scuola Don Bosco che ancora aspettano di sapere quando verranno installate le telecamere, perché mi hanno comunicato che lei gli ha fatto sapere che c'è un finanziamento in arrivo per queste telecamere.
Quindi dico, vi abbiamo anche più volte, anzi non a lei, abbiamo spronato questa amministrazione con la venuta anche dei deputati della Lega a rimuovere quella vergognosa maxi discarica che c'è nell'area artigianale, e alla fine siamo arrivati anche a scrivere al prefetto con il segretario della commissione Ecoreati, l'onorevole Potenti, per avere una contezza. E alla fine, grazie a Dio, arrivando agli estremi, quella discarica, quella vergogna è stata rimossa con imprenditori che da anni chiedevano: fateci rimuovere questa discarica e prendiamo in gestione il parcheggio. Oggi, grazie a Dio, la discarica è stata rimossa. Gli imprenditori hanno preso in affitto il parcheggio e quindi ne garantiscono la pulizia e la sorveglianza e sono tutti contenti. Non serviva la Lega, che è stata chiamata da alcuni residenti che stavano in quella zona, o i vari imprenditori che hanno i capannoni. Serviva solo il buonsenso, buonsenso che manca. Ma possiamo citare altre mille di queste situazioni, perché i cittadini vengono da noi chiaramente esasperati, perché quando si va per la città e non ci sono consiglieri comunali che girano, il sindaco non va in quelle realtà difficili, difficoltose. Penso alla zona, soprattutto via Trieste, dove abita Lauretta. Non si può. Non è vero, Giovanni, scusami, il sindaco qua è venuto più volte. Non è Quando? vero, Per le elezioni? assolutamente. È venuto, ha fatto due grate qua fuori, vicino ai Gambetti Prince. No, qua lascia perdere, qua non, proprio mi ha bloccato pure su WhatsApp quando gli ho mandato le foto. Questo è inutile. Questo lo ricordiamo, è il Allora, al di là di tutto problema. questo. Scusami, voglio concludere. Io faccio un esempio stupido per far capire che anche vi è una mancanza di sensibilità. E in via Lisi, quando è stata rimossa la cenere vulcanica, praticamente gli operatori si sono fermati alla curva senza scendere fino agli ultimi, saranno stati 50 metri, per poi arrivare dove c'è il ponte che sovrasta il torrente. E i residenti mi hanno chiamato e dicono: ma qua non vengono. Ho detto: guardate, ma dice, ma noi non siamo a Giarre. Quindi, se non c'è questa sensibilità di capire che anche gli ultimi 50 metri di strada devono essere soddisfatti per dare una mano ai residenti, ma non è che noi possiamo girare il mondo e pensare che sia una questione di dissesto o non dissesto. Si tratta di sensibilità, di stare a contatto con i cittadini, e si tratta soprattutto di dare le giuste risposte alle domande che la gente ogni giorno pone, perché è normale che un'amministrazione non si possa sobbarcare di tutti i problemi dell'universo mondo, ma allo stesso tempo è anche normale esserci giorno dopo giorno e svolgere il proprio ruolo. Ripeto, io non metto in dubbio la buona fede, la buona volontà di chi è questa sera in trasmissione, però quando, e lo dico proprio di fronte all'assessore Camarda, io ho fatto quei due video a mo' di gag. Non è che li ho fatti per offendere, perché bisognerebbe evitare i superlativi assoluti. Perché purtroppo la città, sia per una questione endemica di maleducazione, e qui apro un'ultima parentesi, dopodiché mi fermo. Assessore Camarda, io ho indagato, ho mandato anche insieme all'onorevole dei dossier alla commissione. Quelli che vanno a scaricare tutto quel porcile nelle micro e macro discariche non sono dei cittadini comuni, deve sapere, ma sono dei cittadini che per mestiere puliscono le cantine, fanno, diciamo, quelli che raccolgono in maniera abusiva e smaltiscono in maniera abusiva. Si faccia un giro nel torrente Macchia, vedrà lamine di amianto, vedrà frighi, vedrà di tutto e di più che non provengono dai cittadini, perché nessuno si carica un frigo sulle spalle e lo va a buttare al torrente Macchia. Provengono da gente che fa questo mestiere, rischiando e chiaramente sbagliando e va sanzionata, e hanno reso la città di Giarre una discarica. Vuole prendere spunto da qualche iniziativa? Emuli il nostro assessore Fabio Cantarella, che a Catania sta gestendo in maniera egregia il casino che si viene a creare con gli ingombranti, che si viene a creare con questi materiali. Abbiamo installato solo a Catania 500 telecamere di sorveglianza, chiaramente anche in collaborazione con la ditta, perché se il comune risparmia, perché raccogliere questo materiale costa una barca di soldi che vanno a finire sempre sulle spalle dei cittadini, chiaramente. È normale che vi è un guadagno non solo da parte dell'ente e da parte del cittadino, ma anche da parte della società,
che gestisce la raccolta dei rifiuti, che non si deve sobbarcare il problema di prendere mezzi speciali, per esempio, penso per lo smaltimento dell'Eternit, che è un materiale pericolosissimo, e nella nostra zona ci sono delle evidenze epidemiologiche di quanto sia più alto il cancro ai polmoni a causa dell'Eternit. Non scherziamo su queste cose, non scherziamo. Intanto arrivano appunto altri commenti, Corrado Musumeci scrive: i cittadini devono essere educati nella gestione della differenziata, il nostro futuro ecologico, c'è troppo inquinamento. E proprio l'educazione è quella che diceva appunto che di puntare l'assessore Camarda, e Salvo Caputo scrive: i cittadini sono spesso la prima causa di rovina della città. E poi vengono segnalate, a parte il problema appunto delle microdiscariche, ci sono tantissimi commenti che segnalano poi il problema chiaramente delle strade dissestate, delle buche. L'assessore Camarda, A tal proposito, dell'educazione, appunto, esatto. c'è stata la scorsa domenica un'iniziativa che l'amministrazione comunale ha appoggiato, dell'associazione Plastic Free, e che verrà ripetuta. Appunto, dicevo questo, a tal proposito dell'educazione ambientale, i cittadini vanno educati, i cittadini vanno, secondo me, informati, perché spesso magari non si ha la percezione, la consapevolezza dei servizi che in qualche modo ci sono in città. Penso per esempio, al ritiro dei toner, che è un servizio che io, per esempio, prima di essere assessore sconoscevo, per esempio. Ma l'educazione ambientale che va fatta alla città è di fondamentale importanza, perché se oggi noi iniziamo, cioè io non capisco, giusto per essere chiari, io non capisco perché. Per esempio, il comune di Zafferana, che è un comune molto vicino a noi, quindi non è che stiamo parlando di un comune della Valle d'Aosta, quindi dico, vabbè, un altro mondo. Il comune di Queste che Zafferana. vediamo scorrere sono appunto le immagini dell'iniziativa di cui parlavamo, dell'iniziativa dell'associazione Plastic Plastic Free. Free. Qui Molto ci lodevole, voleva molto veramente lodevole. la Russia. Giovanni, Molto aspetta lodevole. che ti. No, no, dico, allora, il discorso era Chiedo questo, alla no? regia un attimino di tornare su tutti quanti insieme gli ospiti collegati, perché stava intervenendo anche, no, stava commentando Giovanni. Il comune per esempio, di Zafferana, no? Non capisco perché possa arrivare a percentuali di raccolta differenziata di un certo tipo e invece magari a Giarre non riusciamo a superare quella soglia del 40%. Quante multe vengono elevate, assessore Camarda, già? Il problema è anche, non è solo di civiltà, ma anche di repressione, perché se noi non iniziamo a reprimere alcuni comportamenti, tra cui quello che abbiamo visto nel campo d'atletica, dove ci vogliono le ruspe, che noi denunciamo da 3 anni, se lei entra all'interno troverà anche scarti medici, cioè i pozzetti, non so Io se volevo finire sono lì. un attimo Bisogna il multarli e discorso. castigare chi sbaglia, mandarli anche in carcere, perché ci sono delle pene severissime per questi smaltimenti. C'è il carcere. Volevo Prego, assessore Camarda. concludere il ragionamento. No, dicevo questo, dicevo, cioè l'attività, diciamo, perché un comune riesce e noi no? Allora, quindi ci sono due ordini di ragione. Secondo me, la disinformazione di alcuni servizi, l'organizzazione del servizio e l'educazione ambientale da parte dei cittadini. Allora, l'educazione parte attraverso il coinvolgimento della città, attraverso il coinvolgimento delle associazioni. Ecco, per esempio, io immediatamente anche lì, non appena ho preso contezza della situazione, ho coinvolto le associazioni, tra cui Plastic Free, ma già vi annuncio giorno 13, giovedì prossimo, ci sarà una riunione al comune con tutte le associazioni che si occupano in qualche modo di ambiente, di ecologia, di differenziata. Quindi anche lì il coinvolgimento del territorio passa anche attraverso a delle strutture organizzate, quale potrebbero essere quindi le associazioni,
che il comune, con l'ausilio di questa associazione, l'amministrazione, riesce a far passare, a veicolare dei messaggi, riesce a veicolare delle attività informativa e formativa nelle scuole, riesce a riprendere alcuni argomenti che magari sono andati in secondo piano, come per esempio il compostaggio domestico, e alcune, ecco, questo è il discorso. Se noi riusciamo a coinvolgere la città e riusciamo a coinvolgere i cittadini, a quel punto l'attività repressiva che è necessaria diventa però un'attività complementare della gestione di tutto il servizio, che chiaramente è molto più complesso, perché se l'attività repressiva o la bonifica delle microdiscariche fosse stata una condizione necessaria e sufficiente, laddove il comune interveniva ed è intervenuto, perché in alcune microdiscariche siamo intervenuti, penso per esempio via Alcide De Gasperi, più volte l'abbiamo bonificata, o che so io, la piazzetta del Don Bosco, più volte siamo intervenuti, ma dopo un'ora, dopo un giorno, dopo mezza giornata, siamo punto e a capo. Allora dice: mettiamo le telecamere. Bene, ma mettiamo le telecamere per chi? Per quel cittadino vicino di casa che magari invece di conferire davanti la sua porta conferisce in quel punto diciamo di ritrovo e quindi in quel punto comunemente stabilito come punto di raccolta dei rifiuti. Allora il discorso dove sta? Nella formazione. Io per esempio ho fatto un incontro con i residenti di Via Gravina, con cui abbiamo deciso alcune cose, con cui abbiamo discusso del problema. E il problema è fornire mastelli condominiali, in modo tale che gli stessi residenti non mettano la spazzatura, non mettano i rifiuti negli scalini della piazzetta Don Bosco. Ecco allora dove sta l'attività amministrativa nell'approvare la modifica del contratto, in modo tale Assessore che Camargo, arriviamo mi perdoni, ma lei. alla fornitura dei mastelli. Quindi quando parliamo dei problemi, il problema va affrontato a tutto tondo. E non è mai uno, cioè la ragione di un problema non potrà mai essere una sola, sono molteplici. Allora se noi interveniamo su più fronti e diamo risposta su più fronti, allora il problema riusciamo a centrarlo e riusciamo anche possibilmente a risolverlo. Ma se noi lo affrontiamo da un aspetto solo, che per carità, l'azione repressiva, secondo me, non è la vera risoluzione. Potrà essere un deterrente, ma non è la panacea di tutti i mali. Questo voglio dirlo perché è un elemento di base che secondo me, parlando appunto con i Assessore, cittadini, io non le dico di connotato. punire, Assessore, non le dico di punire l'anziano che sbaglia il giorno di conferimento del sacchetto, perché lei sa benissimo che nello specifico di Piazza Don Bosco si trovava di tutto, dal materiale di risulta ai copertoni. Qui si tratta di non inciviltà o di gente che è possibile educare, ma di gente che fa praticamente un lavoro di discarica abusiva per mestiere, e quelli vanno sanzionati, perché se, come dice lei, a Zafferana si è instaurato questo diciamo comune virtuoso della raccolta differenziata, io le potrei citare due nomi: Furci Siculo, dove governa la Lega con Matteo Francilia, e Motta Sant'Anastasia, dove non hanno nessun tipo di problema né a raggiungere il 75% di differenziata e neanche, attenzione, a contrastare le discariche. Ma questo non perché governa la Lega, perché è stato approvato un metodo. Ora, se noi siamo tutti d'accordo a trovare la soluzione, che è quella del reprimere e dell'educare, ha un senso. Ma se noi pensiamo di poter educare gente che magari ha anche dei precedenti penali, che lo fa per mestiere, perché cioè, Assessore Camarda, ma chi è che si riempie la macchina di lamine di Eternit e lo va a scaricare nei punti nevralgici della città? Tra l'altro, se noi facciamo un'idea, proprio una minima idea, no, di come gira il mondo, se noi guardiamo il parco auto di Giarre, io ritengo che con le nostre auto, anche chi ha un FUV, non riesce a caricare tre materassi, quattro divani e portarseli a spasso, perché si vedrebbero. È gente che va in giro con api, è E non li gente vede nessuno queste persone? Non li vede, non li vede nessuno? No, io non sono né un carabiniere né un poliziotto, però io sono sicuro che Ma se anche la passando, il persona problema è, Giovanni, ascoltami, viene. scusami se ti Ragazzi, interrompo. Il problema è che è vero, quello che dice l'assessore, l'inciviltà a Giarre supera l'80%.
guarda che su questo punto lui ha ragione. Allora pagate le bollette delle videocamere, io non parlo come voi, siete tecnici, e magari risparmiate su una cosa e date il beneficio dell'altra. Fate le multe e punite veramente quelle persone che sono veramente incivili, perché queste persone, è vero, lo fanno per mestiere, perché io sicuramente devo buttare un materasso, ma io non me lo posso mettere sulle spalle, Altro, le ma cose tra l'altro sono mie. funziona. Tra l'altro, Lauretta, ti dico una cosa: la raccolta dei materassi funziona. Io l'ho via, è inutile So che che funziona, io ho funziona. telefonato Io e chiedo anche funziona. esposti fuori. Ci sono casi in cui gli operatori entrano e non gli Sì. toccherebbe in casa ad aiutare i cittadini, posta di È coscienza. vero, Però funziona, perché io ho telefonato e devono venire. scusami Lauretta, quello che mi fa incazzare come una bestia, non è tanto, è che poi si passi per una città di sporcaccioni quando l'inciviltà sì, regna sovrana, magari non lo si chiude, magari bene il sacchetto, poi c'è il problema del randagismo che li aprono i sacchetti e si combina il porcile che vediamo. Ma il fatto vero e pregnante di questa situazione è andare a contrastare chi lo fa per lavoro e chi commette questi reati, perché si tratta di Certo, reati. sicuramente. E in seconda battuta bisogna anche dare le giuste informazioni, perché faccio l'esempio della cenere vulcanica. Fu dato all'inizio mandato di raccogliere la cenere e portarla all'interno dei punti di raccolta nei sacchetti, Intanto vi blocco un attimo tra i commenti che arrivano, c'è appunto molti insomma, che invocano le multe e Corrado Musumeci invece dice che la repressione e la sanzione non sono efficaci, il cittadino trova un disagio nella gestione dei propri rifiuti come materassi, Eternit, se il comune desse un numero utile, un servizio di chiaro per lo smaltimento, quindi sarebbe Bravo. opportuno. Io riguardo a Poi, questo volevo proprio dire e collegarmi a quello che diceva l'assessore Camarda, che se si passasse per l'educazione del cittadino, nel senso che il cittadino fosse consapevole della presenza di un numero di raccolta degli ingombranti, non sarebbe neanche necessario chiamare chi lo fa per mestiere, perché chi lo fa per mestiere in maniera bravo. abusiva sicuramente richiederà un compenso per fare questo. Ma se il cittadino sapesse, fosse consapevole che è presente in città un numero per il conferimento degli ingombranti, chi è quel cittadino che va a pagare un privato per farsi smaltire un materasso quando il servizio è gratuitamente erogato dalla Il problema, città? io ti invito, visto che cammini molto a piedi, ti ho seguito nel tuo intervento, guarda quanti piccoli manifesti post-it ci sono scritti: sgombro cantine. Ora, per l'amor di Dio, non vogliamo criminalizzare chi sgombra una cantina legalmente, cioè, entriamo un attimino nel contesto. Ma quanti ce n'è? Quanti? E soprattutto io, quello che non mi capaciterò mai, e anzi invito l'assessore Camarda, se c'è ancora questo materiale, a venire con me all'interno del campo d'atletica che è stato oggetto più volte di sopralluogo. Si sono trovati dei materiali di scarto medico con il simbolo biohazard, pericolo. Cioè, dico, ma chi diavolo può essere che va a scartare del materiale a pericolo biologico all'interno del campo d'atletica? Quindi questo ci deve far aprire una grande riflessione, perché il tema centrale poi non è solo la discarica in Piazza Don Bosco, è che penso al torrente Macchia che viene ogni anno disintasato dalle ruspe perché questo materiale con le acque piovane viene spinto a valle e si possono creare incidenti diciamo, per l'acqua meteorica che viene giù. E potremmo citarne altri 100 di questi casi, come potremmo parlare del randagismo. Che ci sono ormai situazioni fuori controllo di cani randagi che si riproducono, che non vengono adeguatamente catturati e sterilizzati e rimessi nel territorio perché sono anche cani buoni e poi vanno giustamente a rovistare tra i rifiuti. Manco Insomma, della pena, manco la pena, manco la della pena. Che città pena, purtroppo è all'anno poverino. zero. Con tutte le difficoltà del caso, io ritengo umilmente che dopo 5 anni si sarebbe potuto fare molto, molto di più rispetto ai trenini, rispetto ai balletti che abbiamo visto in piazza 5 anni fa. L'assessore Camarda, ripeto, non era parte di quella coalizione come non lo ero io. Oggi è parte da qualche mese dell'amministrazione, ma è inammissibile pensare che una città di quasi 30.000 abitanti sia ridotta nello stato indecoroso in cui è ridotta. Peraltro, faccio un breve inciso perché mi è arrivato poc'anzi un messaggio con delle foto. Prego l'assessore Camarda anche di attenzionare la frazione di Mischiarello, dove ancora sulla piazza vi è
tanto così di cenere vulcanica, perché chiaramente i residenti vogliono vedere dopo 2 mesi una città vivibile e ripulita per fare una passeggiata e non tornare a casa come se si fosse andate a zappare, purtroppo con questa disgrazia che abbiamo, che è la cenere vulcanica. Ripeto, siamo all'anno zero, non mi stancherò mai di dirlo, non mi stancherò mai di suggerire le soluzioni, almeno fino a quando non ci saranno queste benedette amministrative che consegneranno probabilmente la città a un nuovo sindaco, forse allo stesso, ma ripeto, noi non possiamo più permetterci di scendere così in basso, perché in tutto l'Interland siamo l'ultimo comune, veramente, veramente, una situazione disastrosa. Queste sono altre immagini che vediamo della cenere. Dico, ma tu ti immagini, Rita, e mi rivolgo a te, se tu dovessi vivere a 2 passi da una discarica del genere, guardate dove sono le case. Dico, ma con che criterio? I terreni dove destinarla, dove conferirla. Il comune di Giara ha moltissimi terreni. Io per esempio su questa vicenda della cenere volevo un attimo fare il punto. Sì. Quando dico che si deve agire con metodo, non lo dico a caso, ma lo dico con cognizione di causa. Quando è successa l'emergenza cenere, che noi impropriamente la chiamiamo emergenza, perché se noi viviamo sotto un vulcano, a ragione, diciamo, veduta e a ricordo logica, dovremmo essere attrezzati. Bene, 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 bene. Dovremmo essere attrezzati. Allora, quando parlo di attrezzarsi per, volevo dare un dato alla città. Questo comune non ha un piano di protezione civile dal 1997. Ora capite bene che una città come Giarre, con rischio di dissesto idrogeologico, con un vulcano, quindi alle pendici di un vulcano, con tutta una serie di motivazioni, con quindi diversi torrenti che la attraversano, non sto qui a dire tutte le problematiche, però dico, una città come Giarre, che evidentemente è una città a rischio di protezione civile, di eventi di protezione civile, quindi di emergenza, non avere un piano dal 1997, voi capite che quantunque si voglia addebitare all'amministrazione Danna, si voglia addebitare la responsabilità, una quota parte, perché sono passati decine di anni. Oggi cosa stiamo facendo? Cosa sto facendo? Oggi ho proprio fortemente voluto e ho affidato l'incarico all'Aria, al dirigente d'Aria, di quantomeno elaborare il cosiddetto piano cenere. Perché avere un piano operativo, quando arriverà questo benedetto piano cenere? Allora dice, alla città l'approvazione o meno del piano cenere cosa cambia? Non cambia nulla in quel preciso momento, ma nella programmazione, nel metodo di lavoro, è lì che voglio arrivare. Se un domani dovesse esserci l'evento di caduta del cenere vulcanica, la città, il dirigente dell'area, quindi il comune, quindi l'amministrazione, ha uno strumento operativo che nel giro di poche ore può intervenire, può dare molte risposte alla città. Oggi invece noi ci siamo dovuti inventare un piano cenere. Chiaramente quindi è successo che in alcuni momenti c'è stata una confusione sulle informazioni. Nel 2012 il piano cenere è stato esitato in consiglio comunale e rimase lettera morta. Perdonami. Sto parlando io del piano di protezione civile, scusate, io ho parlato del piano di protezione civile. Io ho parlato del piano di protezione civile, sto dicendo io che il piano di protezione civile non c'è approvato. Il piano cenere oggi non è più attuale, perché quando tu hai una città in cui c'hai delle ditte individuate che non ci sono più, hai tu un sistema totalmente diverso che il codice degli appalti che esce nel 2016, quindi hai uno strumento che non è operativo, chiaramente tu ti devi inventare. Quindi abbiamo, di necessità virtù, ci siamo inventati da zero
un piano genere, oggi attuale. Chiaramente è stata una palestra perché oggi praticamente ce lo troviamo pronto, quindi manca chiaramente ancora, mancano degli elementi, però in qualche modo, ecco, lo scheletro, l'intelaiatura di questo piano genere c'è. Assessore, io Questo mi cosa auguro. Salvo Caputo ci scrive perché al riposo sono stati in grado di rimuovere la cenere in poche settimane, mentre a Giarre ancora in alcune zone periferiche esiste. Rita, io Rispondo però mi auguro. subito. Fermo, Scusami. fermo, 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 aspetta, rispondo Un subito. Un attimo, è importante questo attimino. In aspetto. maniera stringata. Sì, no, dico il parallelismo che si fanno con altri comuni. È legittimo da parte dei cittadini. Però io voglio dare un dato. Perché a Il Rivosto c'è dato un è, sindaco, no, la notizia no, è no, questa. a parte io stimo Enzo Pagliaro, voglio dire, personalmente fa parte della Lega, almeno che. il sindaco di Riposto, per me io lo stimo, quindi non ho motivo di dire cose contrarie. Però dico un dato tecnico: noi abbiamo la superficie delle strade urbanizzate di Giarre che sono per 3 volte delle strade urbanizzate presenti, per esempio, nel territorio di Santa Venerina. Non ho fatto il parallelismo con il comune di Riposto, però capite bene che se a Riposto ci sono 100 strade e a Giarre ce ne sono 1000, capite bene che diventa problematico. Un elemento. Secondo elemento, una cosa ancora più grave che abbiamo trovato durante questa pulizia, ancora c'era cenere risalente al 2013 e noi abbiamo dovuto affrontare l'emergenza nell'emergenza, cioè abbiamo dovuto rimuovere, evidentemente perché sennò diventava il circo qua delle cose, no? Allora abbiamo dovuto rimuovere non solo la cenere nostra che è arrivata ora, che si stima circa di, giusto per stimare la cifra, in 14.000 tonnellate. Voi considerate che il comune di Gliel'avete Giarre. regalata tutta, poverina, ai residenti di 3 punti. Io, assessore, Scusate, mi fermo per dirlo una cosa, ma il scusa piano Rita. organico, mi perdoni, assessore, io le voglio fare un No, altro io piccolo. devo dare dei numeri perché sennò non Ma diamo contezza. i numeri li date ogni volta in consiglio comunale, non mi sembra che si cavi un ragno dal buco. E le dico un'altra cosa, se si parla di piano Il comune organico, di e Giarre, parliamo scusa di organico, lei sa Rita, scusa benissimo un che ci attimo, fammi, sono, di non mi accavallarmi, perdoni, è un piano mi organico, faccia finire, non mi mi interrompo un perdoni. attimo. Il comune Allora, di assessore, Giarre finisca il discorso produce, e poi Giovanni finisco, interviene. sì. Il comune di Giarre produce 1000 tonnellate circa di rifiuto al mese. In poco meno di mezz'ora ne sono cadute 14.000 tonnellate, cioè significa l'equivalente di più di un anno di raccolta di rifiuti. Questo per dare il dato. E con la struttura di Giarre che abbiamo come strade, come viabilità, come frequenza, perché i cittadini di Riposto, i cittadini di Mascali, i cittadini di Santa Venerina, i cittadini dei comuni limitrofi vengono Chiaro, a assessore. Giarre a servirsi. E E cosa c'entra con la quindi cenere? Perdonami, io vorrei dirle perché a una cosa. livello di traffico, viabilità, ha dato non poche difficoltà a noi, perché quando tu hai una strada dove ci sono dove c'è una viabilità sostenuta, è difficile affrontare Se la il comune questione. non è capace di far sgomberare le auto in sosta per il normale spazzamento dei marciapiedi con le spazzatrici, ma di cosa stiamo parlando? Io sentivo prima parlare di educazione, ma l'educazione dovrebbero anche insegnarla soprattutto al comune. Lei lo sa, almeno ha preso dai giornali, che i rifiuti delle scerbature, tutto il materiale, diciamo, di arbusti viene scaricato al campo d'atletica come se fosse una discarica. Lei lo sa questo, assessore? Quindi se parliamo, non lo sa, non lo No, sa. è Nessun stato, consigliere ha detto non è che stato scaricato come discarica, è stato stoccato provvisoriamente e rimosso 2 giorni dopo. provvisoriamente, ma E io a allora, così proposito, come assessore, della maxi discarica di cui nella parlavamo a normalità delle 3 punti, cose. lei mi diceva oggi che il problema è stato preso in considerazione e che si spera di risolvere in breve tempo. Assolutamente sì, quello è un punto di stoccaggio provvisorio. Io Di i cosa parliamo? Della residenti. sabbia o I cenere residenti, vulcanica, parliamo appunto di 3 punti. i residenti di Via Mameli,
di cui ne conosco qualcuno, quindi, e con cui diciamo, ho avuto modo di interfacciarmi, possono stare tranquilli perché quello è un sito di stoccaggio temporaneo, ho ribadito più volte. Il sito di stoccaggio Quanti temporaneo dovranno stare, assessore, è quindi un con cronoprogramma. il pro? Allora, il sito di stoccaggio temporaneo, per definizione, deve essere liberato entro 6 mesi. Quindi, è indubbia che la cenere vulcanica che c'è in quell'area deve essere liberata. Guai se non lo fosse. Possiamo Ecco, fare una scommessa? questa Possiamo è fare una, una scommessa? questa è Possiamo fare insieme una una, scommessa, Rita? Con il più questa che è. altro, io scommetto con voi Questa che è in una 6 mesi questa scommessa. sabbia non verrà tolta. Io Questa scommetto è, che questo sì, è. poi sì, questo problema verrà trascinato nel tempo di amministrazione. Scommettiamo, perché Questo è un possiamo. elemento, questo è un elemento imprescindibile che assolutamente deve essere garantito. Detto questo, io dico anche un altro elemento. Noi, prima di scegliere, che l'abbiamo fatto come ultima scelta, la città lo saprà bene, avevamo individuato l'ex discarica di Via Zingherino. Poi veniamo a sapere, a posteriori, veniamo a sapere che c'era un provvedimento perché negli anni si era scaricata anche la cenere vulcanica e non era stata rimossa. Quindi dico, e qua il gioco delle parti, no? Il cane che si morde la coda. Nel 2013 C'erano i sigilli, assessore, viene nel ma lei si 2013 rende, nel assessore, mi 2013 perdoni, lei sta facendo il monologo, ma vi rendete conto che avete violato i sigilli di un'area sottoposta a sequestro? E il sindaco, che è la massima autorità sanitaria e anche a livello, perché è allo stesso livello del maresciallo, del capitano dei carabinieri, non sa che quell'area è sottoposta a sequestro e va a violare i sigilli? Ma ci rendiamo conto del pressappochismo amministrativo che è rappresentato? Cioè, e lo diciamo liberamente in trasmissione, me ne compiaccio e mi dispiaccio che la città sia in queste mani, perché se un amministratore, e ripeto, non lei, che non è lei la massima autorità, ma sconosce che c'è un procedimento giudiziario in atto, sconosce che ci sono dei sigilli che poi possiamo anche dire in passato altri hanno violato, per l'amor di Dio. Cioè, siamo alla frutta, siamo alla frutta. Un amministratore, non dico che debba conoscere palmo a palmo una città di 30.000 abitanti con tutti e 30.000 gli abitanti, ma quantomeno sapere quei punti critici, sapere dove ci sono delle indagini, delle attività in corso, per non parlare del fatto, e mi ricollego ancora, come lo scarico che tuttora avviene nel torrente Macchia, nella zona di via di Santa Maria la Strada, di tutti i liquami. Cioè, ma di cosa parliamo? La buona amministrazione parte dalla conoscenza del territorio e soprattutto parte anche quando si ha consapevolezza di ciò che si può fare e di ciò che non si può fare. Io non scommetto contro quei cittadini dicendo che non sarà tolta quella discarica o contro di voi, perché oggettivamente si tratta di una quantità di terra mostruosa, di sabbia vulcanica mostruosa. E quella sabbia, se non c'è un piano articolato, fornito e finanziato, perché significa riprendere gli escavatori, ricaricare i camion, sezionarla, perché all'interno io sono stato a visionarla, assessore, credo anche lei, c'è di tutto e di più, dalla spazzatura alle carcasse di animali morti. Cioè, non sarà un lavoro che potrà essere fatto in 6 mesi. Non diamo false speranze ai cittadini, perché secondo me, e ripeto, secondo anche quei cittadini che ogni giorno si devono imbottire di antistaminici perché gli fa male, ci sono persone che hanno anche mostrato i certificati medici. Io non lo dico, no? Io quando vado a incontrare la gente non fomento la protesta, mai. Io anzi aiuto, cerco in qualche modo di rappresentare nel modo più dignitoso e politicamente corretto possibile la protesta sacrosanta. Per quanto ancora dovranno tollerarla 6 mesi, io credo di più. Ma datevi una mossa, cercate i giusti canali. Io capisco che a livello anche regionale avete porte chiuse perché chiaramente non abbiamo nessun riferimento sul territorio, lo capisco, ma l'inerzia è sempre ingiustificata, sempre e soprattutto è stata. Andiamo a leggere una domanda intanto che è arrivata di Alberto Favara, assessore Camarda, come mai a Giarre non è ancora dotata di un'isola ecologica?
Questo è un altro tema molto importante. Ecco, queste sono le domande che devono indurre un amministratore a fare di più e a fare sempre meglio. Per quanto riguarda l'isola ecologica, c'era un progetto, c'è, no, c'era, c'è un progetto elaborato che fa parte del piano ARO, che fa parte quindi dell'appalto dei rifiuti, che è di circa 1 milione di euro. Questo progetto ad oggi non è stato cantierato, ad oggi non è stato messo in atto. Questo è un problema, è un grande problema per la città, perché l'isola ecologica può dare una grande risposta dal punto di vista della gestione dei rifiuti. Ecco perché io mi sto impegnando, e qui è la risposta poi che do amministrativa, affinché non si facciano questi progetti così enormi che poi di fatto risultano irrealizzabili, e infatti non, ad oggi non è stato realizzato. Si possa ridimensionare questo progetto, si possano mettere le risorse, perché le risorse ci possono essere e si possono trovare con un progetto più ridimensionato, e quindi andare a realizzare quest'isola ecologica. Quindi, quando si parla di lavorare per la città, proprio è questo a cui mi riferisco. Quindi grazie per la domanda. E dico, oggi c'è questo, c'è un progetto faraonico di 1 milione di euro. Questo progetto non è stato fatto fino ad oggi. E chiaramente, siccome bisogna risolverla la questione, e io sono assolutamente consapevole e d'accordo che si deve intervenire, allora in qualche modo si deve ridimensionare questo progetto, perché evidentemente non può essere realizzato con quelle cifre, si deve ridimensionare, e una volta, e già c'è un progetto che è ridimensionato, mettere a sistema quel progetto lì, approvare quel progetto lì e quindi realizzarlo. Questa è diciamo, una strada amministrativa da percorrere, utile per la città. Quindi utile non per l'assessore Camarda, ma è utile alla città. Ma sarebbe fantastico se tutto questo è come dice lei, perché Giarre è in tutta Italia detta come le opere e le cose più incomplete dove si sono, tra virgolette, dati i soldi e poi si sono spesi come 9.000 euro. Sistemare la... Io perché l'ho vista poco fa, non è, la cosa non mi interessa. Però mettono 9.000 euro per sistemare una fontana, bellina. Ma sarebbe stato anche bello, Chissà perché proprio in Giovanni, quella sarebbe zona. stato anche bello, ma almeno vederla sistemata. Chissà perché proprio al Carmine, Assessore, io non sto chissà. dicendo una cosa sbagliata, io sono il popolo. La fontana ancora non è finito il lavoro, perché si aspettavano dei pezzi, diciamo proprio dei pezzi proprio da montare all'interno della fontana. Assessore, Allora sono arrivati questi io pezzi e verrà ricordo che per completata. la villa Ma verrà completata. Garibaldi. Io ricordo che per la villa Garibaldi, mi perdoni, Io che vengo sono stato. interrotto in No, continuazione. se no lei si parla da La solo. Lei villetta, zitto, la parlare della lentezza fontana, parlate per favore. Rita, la fontana di Piazza San Francesco verrà completata, così come per Come esempio è stata completata la Bambinopoli in Piazza Immacolata. Per esempio, no? Dove c'è la stele, Giovanni Verga? esatto, lì sono Ah, state ok. fatte, lì sono state fatte una, è stato fatto il lavoro di relamping, in cui sono state cambiate tutta l'illuminazione all'interno di quella villetta, che voglio ricordare, giusto per capirci, quella villetta Però la era pavimentazione è risultato, rimasta tale quale, assessore, la gente si rompe il collo. Cioè, parliamo delle lampade e poi abbiamo una città da rifare da zero. Io non la voglio interrompere, non la voglio contrariare, ma è giusto che si sappia, come è Ma giusto che guardi, io dico i cittadini una ancora cosa. ricordano la grande opera di Villa Garibaldi tenuta ferma mesi e mesi per Ma incapacità guardate, di trovare dei tecnici. Lasciamo perdere. Noi dobbiamo andare a chiudere almeno per questa puntata. Sì, no, E io dico una volevo far cosa. intervenire con una cosa positiva invece Giovanni De Giorgio che teneva No, a scusa, precisare com'è. Rita, volevo finire un attimo il discorso, Sì, flash, un velocemente. minuto, veramente un minuto. Io non ho la presunzione di fare grandi cose. Chi
sarà in grado di promettere e fare grandi cose, io mi compiaccio, esprimo compiacimento con queste persone. Io non ho la presunzione assolutamente di fare grandi cose. Voglio fare piccole cose, vogliamo realizzare piccole cose. La città ha bisogno di piccoli interventi che chiaramente poi si sommano tutti chiaramente migliorano la vivibilità di tutti i luoghi e di tutte, diciamo, Assessore, tutto allora io il territorio. l'aspetto con il cuore in via Trieste, qua in via Liguria. Prima o Ferma, poi ferma, siete ferma. No, imperdati. chioso dicendo. Io non ho la presunzione di fare grandi cose, ho la presunzione, però ho la voglia e la volontà di fare piccole cose con grande cuore. Questo lo voglio, non è una frase mia, è di Madre Teresa di Calcutta, di cui assolutamente, però chiaramente la faccio mia, nel senso che è il mio pensiero. Verità. L'idea è quella di fare piccole cose. Le piccole cose stanno attraverso dei piccoli interventi. E quindi, assessore, L'illuminazione accoglie è intanto l'invito della signora Lauretta Caltabiano. assolutamente sì. C'è da fare un lavoro molto serio, ma non solo lì, in altre parti della città, ed è quello che sto cercando di fare. Non per ultimo le adozioni delle aree verde. Noi abbiamo Sì, un parliamo infatti giardiniere. brevemente di questa iniziativa. Rita, posso Prego. dire una cosa a chiusura, poi lascio la parola? Sì, e dobbiamo però chiudere, quindi velocemente. Io voglio evidenziare due cose semplici semplici. Le nostre brave mamme, per farci belli, simpatici, intelligenti, per come siamo, ci hanno messo 9 mesi. 9 mesi. In 5 anni di amministrazione Danna non sono stati capaci non solo a risolvere il problema dell'isola ecologica, ma ricordo sommessamente, a meno che l'abbiano risolto da pochi giorni, che in 2 anni quasi di crisi Covid ancora non si sa da chi venga raccolta e smaltita la spazzatura di quei poveretti che sono a casa in quarantena o infettati dal virus, che può chiaramente anche scatenare un contagio attraverso, sappiamo benissimo, no? Il veicolo di questa malattia è proprio il contagio. Per cui io apprezzo tutti i buoni propositi dell'assessore Camardo, tra l'altro qui siamo tre giovani ed è molto bello che vinca ogni tanto la gioventù piuttosto che la gerontocrazia. Beata Però gioventù, beata gioventù. Anche tu sei giovane, Lauretta, adesso non ti volevo escludere, parlavo di chi comunque si occupa Tutti, un po' della cosa pubblica. infatti. Concludo dicendo, Voi in siete quelli che 5 anni, volevo poi portare magari, tutto avanti. non con l'assessore Camarda, perché chiaramente, ripeto, è qui da 6-7 mesi quel che è, ma anche con altri della Giunta, Appunto, io a lei non lo conoscevo. portiamo il programma e vediamo cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto. Basta, finito. E in conclusione volevo soltanto far accennare a Giovanni De Giorgio, mi diceva che insieme all'altro assessorato, quello retto da Dario Limura, proprio nel Parco Pertini si stanno peraltro sistemando dei giochi per bambini diversamente abili, e questa è un'iniziativa Sì, positiva, e poi chiudere non è l'assessore appunto con solo, l'iniziativa Adotta un'aiuola. sì, non è solo nel Parco Pertini che si sta lavorando a questo, ma sono 9 i parchi che saranno oggetto di questo progetto di inclusione sociale che prevede appunto l'installazione dei giochi integrati sia per i bambini diversamente abili che per tutti gli altri bambini. E in particolare nel Parco Pertini questo sarà possibile anche grazie a quello che stava immagino accennando l'assessore Camarda, perché nella gestione del verde pubblico sono stati impiegati percettori del reddito di cittadinanza e quindi questa è stata un'azione congiunta dell'assessore Camarda e dell'assessore Limura che hanno finalmente sono riusciti a utilizzare nella pubblica utilità i percettori del reddito di cittadinanza che ho avuto modo anch'io di confrontarmi con loro, erano anche molto contenti e molto soddisfatti di poter contribuire attivamente alla manutenzione della città e nel Parco Pertini in particolare verranno installate diverse giostre, tra cui un'altalena per disabili, cioè un'altalena in cui si può salire con la carrozzina e quindi anche il ragazzino in carrozzina può giocare con l'altalena insieme agli altri bambini. Quindi queste sono le piccole cose che vanno sfruttate. Sappiamo benissimo che in Italia in generale non sono tanti i comuni in cui i percettori di reddito di cittadinanza svolgono dei servizi per la cittadina in cui vivono. Quindi qualche piccola cosa è stata fatta, sicuramente, come diceva l'assessore Camarda, non si può avere la presunzione di dire che si fanno cose immense e incommisurabili, però sicuramente
delle piccole cose vengono fatte, nella situazione in cui si trova l'amministrazione da un punto di vista economico non sono da sottovalutare, perché un progetto finanziato che arriva a comprare delle giostre per allestire nuovi parchi non è una cosa da poco. Ora l'iniziativa degli orti sociali, che a breve dovrà partire anche insieme all'associazione, un'altra storia che si è, con la quale si è lavorato appunto per preparare dei regolamenti per riuscire a portare avanti l'iniziativa degli orti sociali. Sono tutte delle piccole cose, sicuramente non grosse, non vanno a cambiare in maniera radicale una città, ma il modo in cui si sta operando, il cercare di collaborare anche tra gli assessorati e cercare di portare avanti in maniera coordinata dei progetti, io credo che non sia una cosa da sottovalutare e da dare per scontato, perché negli anni passati, a mia memoria, non è stato così scontato avere questo. Anche la risposta alla cenere, per quanto possa essere, come ha detto l'assessore Camarda, stata improvvisata, beh, ma c'è stata. E ricordiamoci che non è la prima volta che c'è una caduta di cenere copiosa sulla città, anche perché, come diceva Camarda, viviamo sotto un vulcano e questo a volte noi lo dimentichiamo. Io in particolare, per formazione personale, sono un geologo e quindi ci tengo particolarmente a questa situazione. Ma questa volta è stato affrontato il problema, sicuramente con degli errori, perché come dicono le nostre voci popolari, cu mangia fa mutichi, perciò chi fa sbaglia. E l'importante è fare, e io credo che in passato non sia stato fatto così tanto, e quindi perché non partire da ciò che è stato fatto per suggerire ovviamente delle migliorie, perché ciò che è stato fatto sicuramente può essere fatto in una maniera migliore, perché sarebbe assurdo avere la presunzione di dire che tutto viene fatto nel modo perfetto. Grazie. Perché non è così sicuramente. Grazie Giovanni De Giorgio, dobbiamo andare veloci perché abbiamo gli altri ospiti in collegamento, in chiusura, proprio un minuto, adotta una aiuola, proprio perché l'assessore, appunto assessore anche all'ecologia, c'è una carenza di giardinieri sul territorio comunale gerrese. Sì, è un'iniziativa importante, è una delle prime cose che ho attenzionato. Come assessorato al verde pubblico, oggi abbiamo sul territorio, disseminate su tutto il territorio, centinaia di migliaia di metri quadrati di verde pubblico. Chiaramente con un giardiniere, quantunque ci siano i PUC, quindi questo personale che in qualche modo aiuta nella gestione, non ci si arriva a gestire tutto. Quindi anche lì coinvolgimento della città e coinvolgimento di alcune persone. Io già sono stato contattato da molte associazioni, comitati di quartiere o singoli cittadini che hanno manifestato questa volontà e che quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si andrà appunto a rinnovare e a migliorare questo discorso. E quindi possa in qualche modo migliorare anche il volto della città. Un'ultima cosa, faccio un appello e poi mi taccio veramente. L'appello è: questa città ha bisogno di persone di buona volontà, ha bisogno di persone competenti, ma ha bisogno anche di persone che amano questa nostra città, senza disfattismo, che è un elemento assolutamente deleterio per tutti noi, quindi non per l'amministrazione in carica, ma per tutti. Il clima di disfattismo, di disgregazione e di demoralizzazione dei cittadini non fa altro che poi creare quello che c'è oggi, no? Quindi questa sorta di rabbia di tutti i cittadini che sono subito sul piede di guerra. Allora dobbiamo ragionare sui temi, ragionare sui problemi e insieme con le persone che vogliono starci e che sono sicuro ce ne sono tante, persone che amano la nostra città, insieme cercare di risolverli con metodo e con diciamo capacità anche di gestione. Questo è un appello che io faccio proprio aperto a 360 gradi a tutta la città. Grazie. E a proposito, grazie a lei, a proposito di risoluzione dei problemi, noi torneremo, quindi monitoreremo i temi trattati, affrontati questa sera e magari fra qualche mese torneremo a vedere cosa si è fatto. Io ringrazio Giovanni Barbagallo, coordinatore cittadino della Lega per Giarre, ringrazio il delegato sindaco del quartiere San Camillo Peri, Giovanni De Giorgio, ringrazio Lauretta Caltabiano e ringrazio l'assessore Davide Camarda.
insomma, Grazie a speriamo voi. chiaramente che il confronto possa essere stato utile, se non altro per portare in evidenza determinate problematiche che riguardano il territorio comunale di Giarre, anche dai commenti i cittadini comunque hanno fatto presente in maniera insistente soprattutto questo problema delle buche nelle strade e appunto quelli già trattati. E quindi speriamo chiaramente che possano concretamente risolversi. Ci rivediamo allora e vedremo insomma come va. Grazie ai nostri ospiti, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera, buonasera, grazie. Buonasera. E adesso stacchetto e poi seconda parte del programma. Rifrangenza è il primo libro di Giovanna Criscuolo e Filippo Di Mauro, un thriller psicologico che vi terrà col fiato sospeso. È possibile acquistarlo sul sito www.aliribelli.com o su Amazon in versione cartacea o ebook. Cambiamo completamente argomento, ci spostiamo a Sant'Alfio dove abbiamo in collegamento padre Giovanni Salvia e Antonio Trovato, vicepresidente della Proloco di Sant'Alfio. Ci scusiamo per l'attesa, ma i temi, diciamo, i temi riguardanti Giarre questa sera erano particolarmente sentiti, ecco. Grazie intanto di essere con noi. Padre Giovanni, andiamo a parlare della festa di Sant'Alfio, San Filadelfo e San Cirino, la tradizionale festa di Sant'Alfiavara, che quest'anno, purtroppo, come comunque l'anno scorso, ha dovuto, diciamo, ha subito, ecco, gli effetti della pandemia. Buonasera a tutti, a tutti coloro che ci ascoltano. Sia lodato Gesù Cristo, con Gesù che è il nostro amore primario, con la Beata Vergine Maria e San Giuseppe e con i nostri santi celesti patroni, Alfio, Filadelfo e Cirino. Sì, in effetti ho avuto la gioia di vivere una virtù spirituale che è la pazienza, è determinata da questa attesa che ho accolto anche con un certo interesse le preoccupazioni del bene comune da parte degli intervistati precedentemente. Quindi la pazienza, questa virtù che fa alimentare l'ascolto, diventa anche un segno di carità. Per rispondere alla sua domanda, diciamo che rispetto all'anno scorso abbiamo la gioia di avere una apertura della Chiesa con tutti quelli che sono gli aspetti dei riti, la Santa Messa e l'azione liturgica, la venuta dei devoti, ma tutto sarà meticoloso all'insegna della sicurezza, del distanziamento, dell'attenzione delle forze di polizia, della polizia locale, dell'arma dei carabinieri, del NOES e dei volontari della parrocchia. Noi abbiamo la gioia di avere, come si vede dalla bravissima, dal bravo regista, queste belle immagini, una chiesa molto grande. Questo fa forza di una presenza di 200 persone, il massimo che ci viene consentito a norma di legge, e pertanto celebrando il giorno della festa otto sante messe, possono già partecipare all'azione liturgica 1600 persone. E durante la giornata, le varie giornate, che sia, le feste si aprono dal 9 al 23, ma il clou, diciamo, l'elemento cardine della nostra bella festa di Sant'Alfio, che richiama oltre alla nostra città, tutto gli intorni, è il 15 della sera e il 16 della domenica.
quello che mi che raccomando anche agli ascoltatori, e abbiamo scritto già con diverse comunicazioni in concetto con l'autorità civile del sindaco Pippo Nicotera, con il comando di stazione dei carabinieri, il luogotenente toscano e tutte le altre, la polizia locale, con la comandante locale, tutto si fa con quel senso di armonia senza creare allarmismi, perché a volte si ha l'impressione, e se succede questo? Il fatto è capire e trasmettere la gioia. Oggi c'era il brano del Vangelo di oggi, è molto bello, perché Gesù ci dice nel capitolo 15 di Giovanni, io vi chiamo amici, noi siamo degli amici, i santi, Alfio, Filadelfo e Cirino, sono degli amici, ma amici di chi? Di quello che c'è nella croce, amici di Gesù, amici di Cristo, della totalità. Quindi in questo segno dell'amicizia tutti noi collaboriamo per far sì che la nostra vita del cammino di santità sia nell'unico fondamento. Mi piace nel parlare comune, lo dicevo stamattina all'omelia alle suore camilliane, e dicevo, e nel modo comune di parlare uno dice: io ho pochi amici, si possono contare su una mano, però ho molti conoscenti. Questa affermazione, dal punto di vista teologico, penso che non piace neanche ai santi, perché il nostro comandamento è il comandamento dell'amore. Se Dio ha donato, Dio Padre ha donato il suo Figlio, e il Figlio ha donato a noi il suo perdono, non dobbiamo essere fra di noi fratelli e sorelle conoscenti, ma dobbiamo fare come hanno risposto la vita fino al sacrificio del martirio i nostri santi celesti patroni. Quindi la nostra vita è una vita dell'universalità, tant'è che la Chiesa, parola Chiesa, è quell'ampio spazio che non trova né muri né divisioni, è un popolo che vive questa festa perché ci sentiamo tutti amici nell'unico Signore. Questo potrebbe essere il tema cardine della nostra bella festa dal 9 al 23, ma in particolare le date che più saranno toccate da un afflusso maggiore, immagino, sia il 15 sera e il 16 maggio, domenica 16 maggio. Vedevamo, Padre Giovanni, delle immagini chiaramente della festa dell'anno scorso. Sì. Quest'anno la festa cade ogni prima domenica del mese di maggio. Quest'anno è stata spostata appunto al 16 maggio, ma come diceva, inizierà, verranno i solenni festeggiamenti, verranno aperti già questa domenica 9 maggio. Esattamente, noi eravamo in una situazione, il paese di Sant'Alfio è in zona rossa, e già dovevamo aprire il 25 aprile, e questa situazione ha portato, con una collegialità da parte sia dell'autorità civile che del consiglio pastorale, e soprattutto da parte del governatore Cantarella Mariano con il suo bravo i figlioli, che sono, diciamo, luce di questa bella festa da loro organizzata, di far sì che di far slittare per una e speriamo che il 16 sia un altro bel colore invece dell'arancione, arrivi il giallo. E questo per dare più spazio alle persone, ai grandi devoti, perché poi questa gioia della festa è un richiamo che io ancora non ho vissuto, come giustamente lei, la presentatrice, sì, sottolineava, la pandemia ha bloccato la mia gioia, e tra virgolette, della gioia estetica
del popolo festoso, acclamante in quella piazza. Ho visto video meravigliosi. Abbiamo, il tempo ce lo dà il Signore, il tempo ce lo regala Lui. Abbiamo questa pazienza mitigata che farà però esplodere a questo senso della liberazione in cui poi tutti noi possiamo riscattarci, anch'io come parroco, urlerò a non finire, viva Sant'Alfio! Una grande devozione popolare è appunto quello che caratterizza la festa di Sant'Alfiavara. E Antonio Trovato, è appunto un momento particolarmente sentito e commosso, emozionante per i santalfiesi. Come proloco avete anche organizzato un'iniziativa quest'anno. Sì, intanto buonasera a tutti e vi ringrazio per l'invito a tutti voi della redazione del Punto Web. Come prologo di Sant'Alfio, anche quest'anno abbiamo voluto creare un'iniziativa per i solenni festeggiamenti. Dopo il successo dello scorso anno, con le nostre due iniziative che abbiamo fatto, di Raccontaci la festa e La festa si racconta, quest'anno abbiamo voluto dare un'altra iniziativa dal titolo Coloriamo la festa. Già il titolo dice tutto, coloriamo, amo la festa. Quindi abbiamo coinvolto tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del comune di Sant'Alfio a colorare quindi questa festa che quest'anno, come diceva poco fa il nostro parroco, nel segno della diversificazione rispetto agli altri anni. Purtroppo non potremo assistere alla traslazione, alle processioni, alla particolarità della Dera. E quindi abbiamo voluto dare questa iniziativa per colorare questa festa, tra virgolette, in chiaroscuro. E quindi l'abbiamo scelto soprattutto la data del venerdì 14 maggio, perché tradizionalmente il venerdì della festa di Sant'Alfio, chiamata qui in paese o venerdì di Sant'Alfio, praticamente è rivolto agli alunni delle scuole. Quindi quel giorno, anche se i ragazzi non potranno andare a messa, saranno nelle scuole, nelle loro classi, a disegnare e raccontare attraverso poesie, prose, frasi e soprattutto disegni, la festa di Sant'Alfio vista sotto i loro occhi. Soprattutto è molto bella questa iniziativa perché diamo quel segno di spiegare quindi ai ragazzi loro come vivono la festa. Questa festa sotto gli occhi dei bambini e trasmettere già a loro questa devozione verso Alfio, Filadelfo e Cirino. Padre Giovanni, questi posso tre dire, santi... Scusi, sì. Dottoressa, se l'ho interrotto. Prego, prego. Ma mi piace molto il manifesto che avete fatto vedere a noi. Coloriamo questo è l'elemento forse che loro non sapevano, ma è il tema anche della parrocchia, cioè l'amore dei santi raccoglie tutti i colori del mondo, i sette continenti che sono colorati, e questa è la vera festa della universalità nell'unità, di come i santi hanno saputo colorare attraverso il sangue del martirio, della loro testimonianza eroica, noi la coloriamo con quel cammino di santità in quanto popolo di battezzati. E quindi ho accolto anch'io come parroco e ho girato questa bellissima attività dell'Umpli anche ai catechisti e a tutti i bambini che percorrono la catechesi. Grazie, la comunità santalfiese è una comunità particolarmente attiva che chiaramente che sente in maniera particolare, come dicevamo, la festa dei tre santi. I tre santi come fanno ad unire tutta non soltanto appunto la comunità santalfiese proprio di Sant'Alfio, ma i tanti devoti poi che
sono sparsi in tutto il mondo. Peraltro si fa quasi a gara ogni anno ad organizzare la festa, tant'è che ogni anno cambia la commissione dei festeggiamenti e c'è anche una lunga lista, ecco, di prenotazione per poterla realizzare, che è un impegno peraltro che dura un anno. Certo, è un impegno innanzitutto che il discernimento e la scelta delle persone devono essere persone che hanno una fedina spirituale chiara, quindi un cammino di fede, un aspetto della vita e dell'amore della storia nei confronti dei santi, della comunità sant'Alfiese. Non è bene che le tradizioni vengano toccate da quelle che sono il loro percorso, perché molto spesso, questo è forse anche un elemento particolare anche di noi uomini di chiesa, come io parlo, se io vengo qua e comincio a cambiare tutto senza questo capire che cosa ho come dono e che cosa cambio, faccio un terremoto che porta a slegare la comunità. Mentre il mio cavallo di battaglia, se posso dire, quasi in questi 2 anni, l'8 luglio faccio 2 anni che sono a Sant'Alfio e l'ho già definito l'anticamera del mio paradiso, perché è molto bella, scusate, ma l'anticamera del paradiso è una comunità che ha bisogno a volte di essere coccolata spiritualmente, e quindi questo donarsi da parte del parroco è la dolcezza dell'Eucarestia. Tutto parte da questo mistero della fede e che loro, i santi, hanno saputo confessare. E qui abbiamo a volte delle lacune che piano piano, buttando il seme nel giusto solco, lo Spirito Santo darà a questa comunità un rifiorire di un'adesione più forte, più attiva, anche alla celebrazione della Santa Messa domenicale, anche alle altre celebrazioni. Quindi la gioia dei sant'Alfiesi, che vedo questa immagine bellissima della cappella che si apre, ecco, loro entrare, direbbero i loro santi, guardatemi come siamo belli noi 3 fratelli, ma noi siamo belli così nella fede, perché la nostra bellezza è Gesù Cristo. Questo dobbiamo saper crescere tutti. Antonio Trovato, anche i giovani sentono particolarmente la festa, tant'è che l'anno scorso la commissione dei festeggiamenti è stata una commissione tutta appunto di giovani. Ma chiaramente sì, voi partecipate sempre attivamente alla festa, adesso al di là della commissione. Al di là della commissione siamo comunque tutto l'anno presenti all'interno della Chiesa. Poco fa dicevi della commissione dei giovani, che siamo stati partecipi soprattutto in prima linea come commissione per lo scorso 3 novembre. Io volevo un attimo comunque ritornare all'iniziativa per ricollegarmi a questa domanda che mi hai fatto, ringraziando soprattutto al parroco per la disponibilità che sta dando alla Proloco, all'iniziativa della Proloco, nella locazione poi di questi disegni che saranno poi affissi all'interno della Chiesa Madre, quindi i devoti, chi verrà ad ascoltare le sante messe, potrà vedere queste bellissime opere d'arte che sono state realizzate dai ragazzi. Tornando alla domanda che mi hai posto, i giovani sentiamo particolarmente questa devozione verso Alfio, Filadelfo e Cirino, ricordando di mettere al primo posto Gesù Cristo, poi Alfio, Filadelfo e Cirino. Ricordiamo che Alfio, Filadelfo e Cirino sono 3 raggi luminosi nella nostra vita, perché loro furono giovani come noi e furono martirizzati molto giovani. Alfio aveva 22 anni, Filadelfo 21 e Cirino 19. Quindi per noi sono esempio di cristianità e di fratellanza e di unione. Certo.
Vediamo anche qualche commento intanto che è arrivato. Saluti Don G, Giuseppe Faro e poi Carmelo Musumeci, scrive Viva Sant'Alfio, e ancora Graziano Luciano Massimino, scrive La bellezza della nostra festa è che non si ferma ad una singola processione come avviene nella gran parte delle feste patronali, ma a far vivere tutto il paese, anche la più piccola vanedda si veste a festa, viva i tre santi. E Gian Battista Caltabiano, grande Don G e Nino, grazie, ringraziano. E poi Graziano Luciano Massimino ancora scrive Tre raggi che partono dal sole che è Cristo. E, padre Giovanni, in conclusione, ecco, quali sono i momenti quindi salienti di questa festa, della festa di quest'anno? Beh, l'azione liturgica, come ho sottolineato, e la messa del pontificale del 16 alle ore 10 del Vescovo Emerito di Siracusa, Salvatore Pappalardo, che precedentemente abbiamo fatto noi trasferimento a causa del Covid e aveva dato già la disponibilità il nostro Vescovo della Chiesa locale, il signor Antonino Raspanti. Poi abbiamo cambiato all'ultimo momento anche tutte le date e quindi altri suoi impegni hanno portato, e lui molto contento perché si conoscono molto bene, e anch'io conosco bene Salvatore Pappalardo perché operando come cappellano militare nel territorio ecclesiastico di Lentini, che è sotto la sua arcidiocesi metropolita, quindi abbiamo avuto tanti rapporti di vicinanza e di amicizia. Gli aspetti che possono più toccare è anche la bellezza della presenza di tanti sacerdoti che concelebreranno e soprattutto anche delle comunità parrocchiali. Anche questo è un segno di una Chiesa unita, di tante comunità che vogliono pregare e osannare nell'esempio dei nostri martiri, Alfio, Filadelfo e Cirino, che sia anche un allargamento, ecco, del cuore, non solo per il paese di Sant'Alfio, ma per altre comunità a noi più vicine. Poi, come sottolineava anche lei nella domanda precedente, attraverso anche bravo la vostra redazione, attraverso altri mezzi di comunicazione, riusciamo a portare in tutto il mondo, e questo è un motivo per noi di vanto. Ultimo, quasi direi una preghiera, se posso, una preghiera che mi è stata suggerita dall'ascolto precedente dell'assessore e degli altri intervenuti sul problema della cenere vulcanica e dei lapilli che, ahimè, hanno colpito in modo forte la nostra comunità, il nostro paese, le nostre famiglie, e che tra cui anche la nostra parrocchia. Per tutti i tetti che abbiamo sistemato per la pulizia, facendo di corso il tutto, abbiamo speso notevolmente. E in questo intervento ancora speriamo che in futuro le autorità a cui abbiamo fatto richiesta possono darci una mano, ma devo dire che diversi fedeli hanno partecipato con diversi interventi dal punto di vista economico, quindi a una spesa di 8.800, già posso dire pubblicamente con gioia abbiamo già raccolto 1.350 euro, e devo ringraziare anche il Vescovo, perché attraverso, non solo per la nostra comunità di Sant'Alfio, ma nei territori, pensiamo a Milo e altri territori, i confratelli hanno avuto questa problematica, e il Vescovo è intervenuto con un 30% delle spese che abbiamo dimostrato attraverso fatturazione e quant'altro. Quindi la Chiesa attenta alle altre Chiese, la comunità, i parrocchiani attenti al loro parroco, e il parroco è contento perché non è lasciato solo, e io non mi sento mai solo, perché dentro di me purtroppo questa gioia, anche se ci fosse qualche problema, dove mi direbbe San Tommaso Moro, San Tommaso d'Aquino, quando sei triste vai in camera tua, esprimi la tua tristezza, ma quando sei fuori
cerchi di essere contento con tutti, con l'aiuto di Dio. Antonio Trovato, in chiusura vogliamo, vuoi aggiungere qualcosa, anche ricordare poi gli appuntamenti, le iniziative successive, chiaramente anche alla festa di Sant'Alfio? Sì, ovviamente già inizio a preannunciare che al di là comunque dell'imminente festa di Sant'Alfio, come prologo ci attiveremo successivamente per organizzare la festa della musica, sperando che potrà essere svolta, e soprattutto già posso iniziarlo a dire nella data dell'11 di luglio, di domenica 11 luglio, la giornata nazionale delle Proloco. Quindi in questo poi frangente faremo un programma dettagliato con i vari appuntamenti. Bene. In chiusura io vi ricordo che il 16 maggio dalle 9 alle 12 tutta la solennità, il solenne pontificale e l'ora appunto che precede il solenne pontificale verrà trasmesso in diretta su Etna Channel, canale 115 e su GS Produzioni Video, che appunto a cura di GS Produzioni Video, dunque del nostro regista Salvo Faro e di Giuseppe Faro. Io vi ringrazio, come sempre un piacere trovarvi e ritrovarvi. Grazie padre Giovanni per la chiarezza e la serenità anche che riesce ad infonderci, che in questo mondo frenetico veramente è cosa rara. E poi anche un'espressione di quella serenità interiore che sicuramente ha. E quindi grazie. Grazie anche di trasmetterci proprio quest'amore per la sua professione di fede e per grazie la comunità. A lei, grazie a lei e ai due faro di luce che trasmettono anche loro con immensa gioia, dal padre al figlio. Non c'è lo Spirito Santo, ma sono due belle persone anche loro. Proprio così. E grazie ad Antonio Trovato per la sua iperattività e le tante iniziative appunto portate avanti da te, ma anche dagli altri componenti chiaramente della Proloco, e per il fatto che sei insieme ad altri giovani particolarmente attivo anche appunto nella parrocchia di Sant'Alfio. Quindi grazie a tutti e due. Grazie a voi per l'invito. Quindi da domenica 9 maggio fino al 23 maggio, mi pare, sì. Tutto il periodo della festività di Sant'Alfio, mentre la solennità appunto giorno 16 maggio. Grazie a Don Giovanni Salvia e grazie ad Antonio Trovato. Grazie a voi. E adesso stacchetto e poi andiamo a chiudere con degli annunci molto importanti. E a proposito di iniziative positive, segnaliamo quella organizzata dall'Associazione Salviamo i Boschi Natura Ambiente di Fiume Freddo di Sicilia, con l'iniziativa che domenica 9 maggio dalle 9.30 alle 12.30 vedrà col patrocinio del Comune di Fiume Freddo di Sicilia, dell'Associazione Sichelia, del di Lega Ambiente, Circolo Etneo, oltre che di Plastic Free Sapore di Mare, la pulizia appunto della spiaggia e della foce del fiume Freddo, l'incontro appunto per chi volesse prendervi parte con scarpe comode e guanti e appunto alla foce del fiume Freddo. Ci sarà appunto una raccolta di plastica su tutta l'area e sul litorale di Fiume Freddo di Sicilia. Invece un'altra iniziativa che riguarda appunto il nostro territorio è la partecipazione della Compagnia Teatrale Ionica di Riposto al premio migliore spettacolo social organizzato dal Gran Galà
del teatro dialettale. Vediamo intanto scorrere un'immagine, quindi il premio regionale Città di Castelbuono. La compagnia vi prende parte con due spettacoli, Usapiti com'è di Francesca Sabato Agnetta per la regia di Bruno Torrisi e Filumena Marturano di Edoardo De Filippo per la regia di Pietro Redi. Per votare i due spettacoli basta mettere i vostri like ai link che si trovano sulla pagina Facebook della compagnia teatrale Ionica, al primo post in evidenza. All'apertura dei link compariranno i video dei due spettacoli cui mettere like. L'iniziativa è valida fino alle ore 12 del 9 maggio 2021 e permetterà alla compagnia teatrale Ionica di arrivare in finale al concorso. Quindi è un modo per sostenere chiaramente un'associazione teatrale del territorio, e noi andiamo a vedere uno dei due link che si potranno votare appunto sulla pagina Facebook della compagnia teatrale Ionica. Tira, mamma, ma non si scivola, tira. Ma non ti separi da tutte le cose, uno, due, tre e quattro. Ma è una cosa, ma perché ci dici sta Canetano che abbia rilogio in giallo cuore? Canetta, magi, lasci stare queste discussioni, non so pittia, ti concludo la mente senza ragione. No, ragione, ma ragione, tutte queste discussioni mi confondono, mi fuggono in tale testa come fa un vento. E mi lasciano della bocca come vogliono i di no, come voglio io. Perché, mamma, perché? Ma perché ha così cose lo signoruzzo? Quante cose che vuole il signoruzzo, eh? E quando ne vorrà ancora? Ah, guarda che bella. E possiamo come fa a saperlo se non vede mai? Lasciali stare, se ne scusa. Ah, è un'altra cosa, ma stavo ascoltando. Ora come vengono i suonatori, voglio sentire un maestro. Mentre sullo solito se ne va, da compagnia Santa Rosalia. Voglio a Palermo, pelle sconsolata, per bestia piccolera sbagandata. Dice che sono sputati le mie ossa, senza la dignità di una fossa. Ma che te ne dire senza la dignità di una fossa? Senza una digna sepoltura. Digna sepoltura. Non mi scordo più. Gran processione di chi le appicchiare e per l'estate faciti di passare. Passare l'ossa della Virginia, pensate, pizzatucci e pavanetta. Palermo libera come una galera, libera tutti i pesti e di colera. E di cosa è la salia? Solo che mi dice una malata di alta, mi dice. E tu, Amagiuzza, ci dovevi fare l'invito. E chi lo dice, ma chi lo dice? Chi dice? Com'è che si chiama un ballo? La volta. E io ci dissi, Sisita, vuoi fare la bocca a cupia? Ma Giuseppe, da così ci mi dice il mezzolone che mi ha un braccio. Ma sbagliato, Amagiuzza. Ci dovevi dire, signorina Sisita, vuoi fare il ballo della polca con mia? Ah, mi scusate la parola ballo. Ma certo. Ah, ecco perché mi dice il tuo pezzolone. Non mi ascolto più, ma non mi ascolto più. Brava. Allora, fai chiamare finta che sei già esistita. Vabbè. Fai chiamare finta che sei già esistita.
Siamo qua. Tanti si capiti magari, eh? Magari. In dettagli capiti, eh? Certo. Gino, signorina Sisita, vuoi fare il ballo della bocca con mia? Facciamo la finta che ci sia, sì, facciamo la finta. Vedendo un caetano, sì. E con Mara sta tirando come una scelta, e tu è diolo, e diolo. Forza, cammina. Forza. E questo era appunto uno dei link, uno degli spezzoni dei video da poter votare della compagnia teatrale Ionica, quindi per sostenere chiaramente, come ho detto, il nostro territorio. Al concorso hanno partecipato, sempre della nostra zona, ha partecipato anche la compagnia Escadas di Mascali, e l'ha fatto con lo spettacolo U Testamento, quindi giusto per nominare chiaramente anche loro, anche se non sono, non sono arrivati tra i finalisti. Quindi questa era per oggi la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che potete anche rivedere la puntata di questa sera sia su 01 TV che sulla nostra pagina Facebook, chiaramente il punto web, che su GS Produzioni Video. Ringrazio come sempre la regia di Salvo Faro, Giuseppe Faro e Giuseppe Le Cause per 01 TV, e ringrazio sempre voi di seguirci e partecipare, soprattutto interagire con noi. Grazie e buon fine settimana.